Qua. Benvenuti a tutti amici miei, buon pomeriggio, come andiamo? Ben ritrovati. Qui è sempre una gran festa, è vero o no, Gianni? Sempre, 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 sempre. E abbiamo tanti orologi da andare a scoprire, a valutare. Ci sono delle novità molto, molto interessanti. E poi ci sono degli orologi, evidentemente, che è giusto andare a rivedere perché, amici miei, sono veramente orologi importanti. Preparo già il primo lotto perché oggi sono così. Oggi ho iniziato già con Gianni. Cosa c'è dietro le mie spalle? Di chi? Ma tu lo sai che non mi devi mai mettere gli orologi nuovi dietro. Mi rovini tutta la. E lo so che è bello, è uno degli orologi miei preferiti. Io adoro, signori cari, Vacheron e Hublot. Una maison strepitosa, una maison che si è fatta largo. A colpi di innovazione, perché questa è la verità. Ci sono delle maison che hanno utilizzato lo stesso designer, no? Per arrivare alle stelle, per arrivare al top. E chiaramente utilizzando lo stesso designer è evidente che ci sono delle radici ben costruite, ben strutturate in questi modelli, anche se cambiano di marchio, no? È vero o no? Mentre Hublot si è fatta grande, si è fatta davvero spazio con questa idea di innovare. Voi pensate, nel 1980 è stata la prima maison al mondo a utilizzare il caucciù persino su orologi realizzati in oro. E tutte le grandi maison, tutti i grandi collezionisti, tutti i grandi appassionati hanno, come posso dire, Gianni, un attimino storto il naso, dice, ma come? No? L'oro, il platino, con questi cinturini in gomma, con questa volgare gomma. Bene, poi piano piano, amici miei, con il passare del tempo, persino Patek Philippe, no? Si è dovuta ricredere, perché ha realizzato i modelli suoi più importanti con i cinturini in caucciù. Vedi per esempio l'Aquanaut, oro rosa e caucciù. Vedi per esempio Audemars Piguet, che ne ha fatto suo cavallo di battaglia. Persino Vacheron ha fatto qualcosa di simile, no? Rolex. E quindi io adoro Hublot. Adoro Hublot anche perché ha una meccanica superlativa, una meccanica straordinaria, oltre a essere degli orologi molto molto belli, senza essere appariscenti, senza essere. Difatti, amici miei, avrete notato come i personaggi più importanti del jet set, dello sport, della televisione, del cinema, hanno abbandonato un attimino quelle maison che ormai conosciamo benissimo e che evidentemente arricchivano l'abbigliamento, l'outfit di questi personaggi con Hublot, perché di un'eleganza stratosferica, di un'eleganza clamorosa, un'eleganza dettata dalla semplicità. Guardate che meraviglia questo Classic Fusion, davvero un orologio di grande livello, di grande qualità, ma lo andremo a vedere poi con più attenzione. Adesso, signori, voi sapete come funziona, 080 6977 150 è il numero che dovrete comporre per qualsivoglia evenienza. Chiamate per i saluti, per me fondamentali, chiamate per farci delle richieste, magari l'orologio non l'abbiamo qui, l'abbiamo in vetrina e quindi potrete chiedere se c'è qualcosa disponibile e se ci sarà noi non mancheremo nel presentarvelo. Sarete voi a decidere se richiamarci oppure no, perché nessuno vi richiamerà, nessuno vi chiederà dati sensibili per una semplice richiesta. Voi pensate un attimo che se già la prenotazione non vincola l'acquisto, Gianni, figurarsi una semplice richiesta. Chiamate per curiosità, chiamate per chiedere come funziona, chiamate per qualsivoglia evenienza davvero. Noi siamo qui, a vostra completa disposizione. Bene, ripeto ancora, 080 697 7150 è il numero della libertà assoluta, è vero o no, Gianni? Ok, partiamo col primo lotto? Partiamo col primo lotto. E partiamo subito da un super, super top watch. È vero o no? Super, super top watch. È uno splendido Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Guarda che meraviglia. Superlativo esemplare di alta qualità. Alto stile, alto design. Guarda che meraviglia. Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Abbastanza severo. Guarda che meraviglia.
Audemars Piguet Royal Oak. Angelo, un saluto dal signor Oscar da Bologna, che Oscar dalla splendida Bologna, benvenuto. ci informa che lì fa freddo. Anche qui fa freddo, sai, vieni, vieni. Anche qui Oscar fa freddo, non piove, non è neanche nuvoloso, dire la verità. Al sole si sta bene, ma all'ombra fa veramente freddo. Cioè, cos'è quel freddo secco, Gianni? Che ti... Cosa? L'orologio? Io voglio far vedere il fondello, non posso? Non ho capito. Vabbè, salutiamo Oscar. Salutiamo Oscar. E salutiamo anche il signor Giampiero. Giampiero, benvenuto, buon pomeriggio. Salutiamo tutti i nostri amici che ci seguono dai social. Ecco, mi preme ricordarvi, amici miei, che se vorrete seguirci tramite social è molto molto semplice. Basta digitare CHLW oppure Chiossone semplicemente in YouTube o Facebook e così facendo potrete usufruire di un servizio veramente molto molto elevato perché ci potrete seguire in full HD. Ciò vuol dire che potrete vedere gli orologi come li vedo io dal vivo. Si vede molto molto meglio che voi ci seguiate dal 160 del digitale terrestre o dall'871 di Sky. Provate questa esperienza perché veramente si vede molto, si vede e si sente molto bene. Quindi su Facebook o su YouTube, digitando semplicemente Chiossone o CHLW se volete. Poi su Instagram ci sono tanti contenuti da parte nostra, quindi anche lì siamo presenti. Voi se vi capita di bazzicare i social, mettete un piccolo mi piace, un cuoricino, adesso non so, io non sono molto pratico, mi raccomando. Sì, io devo dire la verità, qualche giorno fa era il mio compleanno, mi avete lasciato proprio a bocca aperta, perché ogni anno sempre più persone che mandano messaggi, che mandano attestati di stima, questo per me è veramente molto 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 carino, eh? Grazie, grazie mille a tutti voi. Per cui mi raccomando, Chiossone Luxury Watches, YouTube, Facebook e anche Instagram. Per le dirette, amici miei, per le dirette, Instagram, scusami, per le dirette Facebook e YouTube. Digitate Chiossone, poi quando siete sulla pagina, se mettete mi piace alla pagina, praticamente avrete anche, come si dice Gianni, degli avvisi, no? Quando c'è qualche novità, delle notifiche molto interessanti, non invadenti, molto interessanti. Intanto andiamo a valutare questo splendido Audemars Piguet Royal Oak. Angelo, tanti saluti da parte del signor Francesco e del signor Giuseppe. Francesco e Giuseppe, benvenuti. Francesco e Giuseppe, benvenuti. Se c'è qualcosa che posso fare per loro, io sono a loro completa disposizione. Ah, l'amico. No, Giuseppe, allora devi dire Giuseppe da Nettuno, perché Giuseppe ce ne sono tanti. Giuseppe da Nettuno ce n'è uno. Tutti gli altri sono Nettuno. Dimmi, Gianni, dimmi. Un saluto anche dal signor Marco. Marco, benvenuto. Ah, no, nessuno, amico mio, nessuno. Nessuno, vieni, vieni, vieni. Nessun orologio, ne in realtà nessun regalo, quest'anno un anno un po' così. Diciamo che vi dico la verità, amici miei, tutti gli anni, il giorno del mio compleanno, io sono sempre un po' cupo, un po' triste. Qualcuno penserà per l'età che avanza, invece in realtà non è così. Non so perché, non lo so neanch'io. Però tutti gli anni, quel giorno diventa un giorno un po' così, un po' malinconico, diciamo così. Dimmi. Sarà perché, non lo so, probabilmente c'è tanta gente che non c'è più, più passa il tempo, più purtroppo le persone care, no, diventando grandi, ci si imbatte anche in questo, no? Sarà per quello, sarà perché magari, ecco, vedete, probabilmente è questo, quella è una cosa più pratica, più semplice. Il giorno del tuo compleanno, tu magari ti aspetti qualcosa, ti aspetti tante cose, ecco, diciamo così. Perché è il giorno del tuo compleanno, quindi il tuo giorno, no? E puntualmente in quel giorno c'è sempre qualche problema. Mentre se tu, per esempio, diciamo così Gianni, se tu non mi dovessi chiamare domani, domani è domenica ed è 15 gennaio, giusto? 16 gennaio, domani sarà 16 gennaio. Se tu non mi chiami Gianni, che mi importa a me? Mi chiamerai lunedì, no? Se non mi chiami il 13...
Non so se ho reso l'idea. E quindi questo poi, chiaramente, portatelo a tante altre cose, no? Non soltanto al fatto di chiamare o di scrivere un messaggio. E quindi, non lo so, vabbè. Quindi non mi sono fatto nessun regalo, quest'anno nessun regalo. Ho ricevuto solo un regalo dai miei figli, che è stato molto molto carino. E il regalo più grande me l'avete fatto voi, vi dico la verità, con tutti i messaggi, le telefonate, le manifestazioni su Facebook, su Instagram addirittura. Grazie mille. Allora, andiamo a vedere l'Audemars Piguet. Offshore, 42 mm il gommino, amici miei, parliamo di alto, altissimo livello. Alto, altissimo livello. Non è un orologio, Gianni, senza voler precludere a nessuno la possibilità di farlo proprio, non è un orologio evidentemente per tutti, è un orologio di grande livello, di grande qualità. Ne abbiamo un altro? No. Sì. Per fortuna me l'hai detto, non me ne ero accorto. Per fortuna, ogni tanto. Pari al nuovo, amico mio. Pari al nuovo. 42 mm, scatola di garanzia ufficiale Audemars. Splendido, splendido. Con quadrante micro tappesserie, tricompax, datario ore 3 con scatto rapido. Scala tachimetrica nella bordura, nel ring, Gianni. La ghiera, la corona, i pulsanti in caucciù. Guarda che meraviglia. Bello, bello, bello. In perfetto stato di conservazione. Beato chi può, perché, ripeto, non è un orologio per tutti. Non tanto per il costo. Vi voglio ricordare che c'è la possibilità di dilazionare gli importi da un minimo di 500 euro a un massimo di 30.000 euro. Per cui davvero potrebbe essere molto molto più semplice di quello che sembra far proprio questo esemplare, ma è proprio una questione di gusti, no Gianni? Una questione di conoscenza, una questione anche di, come posso dire, di obiettivi, no? Se vuoi un orologio bello, particolare, importante, ma non inflazionato, beh, Audemars Piguet potrebbe veramente esaudire tutti questi tuoi desideri. Angelo, un saluto e tanti auguri passati da parte del signor Massimo da Bologna. Massimo da Bologna, benvenuto, un caro abbraccio, grazie mille. Questo è un orologio clamoroso, gentili, è un orologio straordinario, ripeto, oggi con questi soldini qui a malapena riesce a prendere, che cosa, un GMT, Gianni? Forse neanche, un Submariner, Starbucks, forse costa più o meno questa cifra, e a mio modesto parere, amici miei, non ci sono paragoni. Appunto, per quanto riguarda i paragoni, amici miei, non posso evitare, no, di mostrarvi l'orologio più atteso, più ricercato, più voluto, è vero o no? Degli ultimi 15-20 anni, poi ripeto, quando io ho questi esemplari sottolineo sempre, c'è chi può essere d'accordo, chi meno, però amici miei, questo è, il mercato questo dice. Io ce l'ho, 41 mm, Oyster Perpetual Tiffany, però vedete amici miei, quando d'altra parte questa azienda vi offre una scelta straordinaria, dove ti mette l'orologio del momento e ti mette l'orologio della vita, l'orologio della storia, l'orologio della qualità, l'orologio dell'impero Audemars Piguet, beh, amico mio, che costa quasi la metà, Gianni, costa quasi la metà, io credo che sia ancora più semplice, ancora più facile riuscire a effettuare la propria scelta, perché qui parliamo di storia, qui parliamo di, amici miei, davvero, sopra Audemars Piguet c'è solo Patek Philippe. Su Audemars Piguet c'è solo Patek Philippe e non su tutti i modelli, c'è qualche modello che è superiore, ma gentili, qui parliamo di Royal Oak Audemars Piguet Offshore, 42 mm automatico crono, emblematico, iconico, e poi c'è l'orologio del momento, l'orologio che tutti cercano, l'orologio che tutti vogliono, e questo Oyster Perpetual quadrante Tiffany, quadrante azzurro, 41 mm, nuovo, scatola di garanzia, a 44.000 euro. 44.000 euro. E allora, vedete, gentili, se fino a qualche giorno fa evidentemente, fino a qualche giorno fa, qualche anno fa,
Era difficile, no, opzionare e decidere per un orologio anziché l'altro, perché si faceva sempre un riferimento, si faceva sempre un discorso. Quanto costa il Vacheron? Quanto costa l'Audemars? 15.000 euro. Beh, con 6, 7, 8.000 euro prendo un bel Rolex, no? Che comunque è conosciuto in tutto il mondo, che comunque è l'orologio, no? Per un discorso di notorietà, per un discorso di brand, per un discorso di, come posso dire, di apparenza. Poi c'è stato il discorso che comunque i Rolex aumentavano. Oggi però, amici miei, tutto questo rende molto molto più semplice, a mio modesto parere, la scelta di un orologio diverso, un orologio che non sia Rolex. Per quanto, amici miei, noi di Rolex abbiamo tutto quello che volete, persino il Tiffany che è introvabile, lo abbiamo. Ma, come dicevo, oggi è ancora più semplice scegliere orologi importanti di grande qualità, perché a differenza di qualche anno fa, come vi dicevo prima, gli Audemars costavano 3 volte un Rolex. I Vacheron costavano 3 volte un Rolex, i Patek 4 già 5 volte un Rolex. Oggi, amici miei, la storia è cambiata. Badate bene, non è cambiata nel senso che i Rolex aumentano e gli altri no. Anzi, il fatto che i Rolex siano aumentati così tanto, sta portando i grandi collezionisti, i grandi mercanti a puntare ancora di più su quelle marche che non sono Rolex. Se poi parliamo di marche superiori a Rolex sotto tutti i punti di vista, vedi Audemars, vedi Patek, vedi Vacheron, vedi Breguet, vedi Blancpain, vedi Omega per certi versi. Oggi, amici miei, avete tutto molto molto più chiaro. Poi, hai 44.000 euro da spendere per un orologio che, ripeto e sottolineo, parlo di mercato, è il più ambito degli ultimi 20 anni, io ce l'ho pronta consegna. E anzi, ti dirò di più, puoi anche versare 14.000 euro di acconto e 30.000 pagare con 650 euro al mese circa. Quindi non solo ce l'ho pronta consegna e puoi pagarlo anche niente al mese. Però, amici miei, io vi assicuro che oggi è più semplice, è molto più semplice scegliere orologi di una certa qualità, di una certa emblematicità, è fondamentale. Orologi elitari, come per esempio questo Audemars Piguet Royal Oak, come per esempio questo Audemars Piguet Royal Oak, che costa quasi la metà, costa 20.000 euro meno. A mio modesto parere vale 20.000 euro di più. Audemars Piguet Royal Oak, offshore, 42 mm. Poi, per quanto semplice di Audemars non ci sia nulla, non è il classico Royal Oak, è il gommino, il più ricercato e noto di questa grande saga importantissima. Audemars Piguet Royal Oak Offshore, 42 mm, movimento meccanico a carica automatica, completo, di scatole e garanzia Audemars e non solo, amici miei, e non solo, in perfetto stato di conservazione. In perfetto stato di conservazione. Un altro orologio straordinario, amici miei, che ho la fortuna di potervi offrire, è questo meraviglioso Omega Speedmaster Moonwatch Apollo 11, 50° anniversario dell'allunaggio. Guardate che meraviglia, un capolavoro di alta orologeria. Un capolavoro di alta orologeria. Uno dei cronografi, amici miei, più importanti della storia, lo Speedmaster di base, in questo momento, in questo caso, parliamo del cinquantenario, non di un orologio, non di una maison, non di una referenza, ma del cinquantenario di uno degli eventi più importanti della storia dell'uomo. Parliamo del 50° anniversario dell'allunaggio.
Omega Speedmaster Apollo 11, orologio pari al nuovo, full set, completo di tutto. E qui, quando dico completo di tutto, amico mio, voglio dire un corredo che fa invidia a qualunque altra maison. Quella valigetta straordinaria che vi ho mostrato qualche giorno fa, addirittura con triplo cinturino, doppio cinturino, scusatemi, lente a monocolo, libri e libricini straordinari, Gianni, e quel ragno, evidentemente, a imitare proprio quello che vedete poi in miniatura qui, realizzato in oro, no? Guardate che meraviglia, la cellula che poi fece scendere gli astronauti e posare la prima impronta sulla Luna. Del resto, amici miei, il retro di questo orologio è un altro grande spettacolo. Guardate che meraviglia. A imitare la pietra lunare e con incisa le effigie straordinarie, con la frase proprio pronunciata da Armstrong, un piccolo passo per l'uomo, un grande e gigantesco passo per l'umanità. Quando proprio il 20 luglio, Gianni, del 1969, posò il primo piede sulla Luna. Questo orologio racchiude tutto questo, amici miei. Super Apollo 11, Super Apollo 11, completo di tutto. Orologio praticamente nuovo. E poi, amici miei, con grande orgoglio, con grande gioia, vi mostro quest'altro orologio. Perdonatemi se ve lo mostro così. È un po' come, no, direttore, vendere i diamanti in bustina. Ecco, considerato un diamante, amici miei. Hublot Classic Fusion. Cassa in titanio, 45 mm. Cinturino all'interno caucciù, all'esterno coccodrillo, alligatore. Movimento meccanico a carica automatica, datario ore 3 con scatto rapido. Orologio nuovo di pacca, Hublot. E addirittura, signori, questo Hublot clamoroso ve lo posso offrire con uno sconto davvero, davvero importante. Perché 7.600 euro di listino ufficiale Hublot, ammesso che tu riesca a trovarlo in concessionaria, in boutique, diventano 6.450 euro. Ripeto, perdonatemi se ve lo mostro con questa plastica, ma l'orologio è praticamente perfetto ed è, come posso dire, come arriva nello stato in cui, Gianni, arriva al concessionario. Poi il concessionario taglia questa plastica e lo mette in esposizione. Noi ce l'abbiamo, vedi? Sigillato. Chiaramente doppio vetro zaffiro, Hublot Classic Fusion, guarda che meraviglia. Signori, io ho avuto la fortuna di offrirvene tanti di questi, perché grazie a Chiosone Luxury Watches abbiamo veramente dei grandi agganci, no Gianni? E coloro che hanno preso questi orologi non se ne sono mai pentiti, perché gli Hublot sono veramente di un altro pianeta, sono orologi di grandissimo livello. Ripeto, peccato dovervelo mostrare così, ma così mi hanno detto, così io faccio. 45 mm, movimento meccanico a carica automatica, Hublot Classic Fusion. Vedi Gianni, quando poi uno si lamenta, no? Una volta mi sono lamentato perché era stato incelofanato con il para... Ti ricordi? E era meglio così. Come si dice, non c'è mai limite al peggio. Però, ripeto, amici miei, sapete, fai un fermo, immagine e dammi la linea. È chiaro che tutto questo, amici miei, è per voi, nel senso che io credo che sia una grande soddisfazione ricevere un orologio così. Quante volte mi avete sentito dire come se tu lo acquistassi in boutique? Ecco, in boutique non te lo danno così. In boutique ti tolgono questo cellophane, ti tolgono le plastiche e te lo consegnano.
lo paghi 7.600 euro, pagato, come si dice Gianni, a vista, va bene, strisciare e sorridere, e dopodiché, amico mio, non hai neanche il soddisfatto rimborsato, visto e piaciuto. Qui da noi, noi te lo consegniamo così, come lo riceverebbe la boutique, ti sto trattando come se tu fossi una boutique, come se noi fossimo Blo e tu fossi una nostra boutique. E in più un grande, grande sconto, ci sono 1.150 euro di sconto, 1.150 euro di sconto su un orologio nuovo, che più nuovo di così non si può, Gianni, 1.150 euro di sconto, tra l'altro pagabili niente al mese, cioè, direttore? 132 euro. 132 euro al mese. Una macchina del tempo strepitosa, curato nel minimo dettaglio, bello vero. Signori, 6.450 che possono diventare anche niente al mese se vorrete. Un orologio da non perdere. Questo davvero ve lo dico come un fratello. Un orologio da non perdere. Hublot Classic Fusion. Vi lascio, e poi non ne parliamo più, vi lascio semplicemente pensare. Il Classic Fusion è il cavallo di battaglia di Hublot. E quindi immaginate di entrare nella boutique di Hublot e Gianni trovare questo orologio disponibile. Non è cosa semplice, amici miei, vi assicuro. Dopodiché, nonostante la grande fortuna di trovarlo disponibile, chiedete un po' di sconto. 7.600 magari diventano 7.500, Gianni. 7.200, 7.300. Ma mettiamo che siete grandi clienti di Hublot, di quella boutique, o che magari, ecco, più semplicemente, acquistate anche gioielli da quella boutique, perché così funziona. Se compri anche gioielli, uno sconticino te lo fanno sempre, perché quello che non ti possono, diciamo, quello che non ti possono fare sull'orologio te lo fanno volentieri sul gioiello. Diciamo 7.000? Io non ci credo. Già non credo al fatto di entrare in Hublot e trovare il Classic Fusion casse titanio. Ma ammesso, ripeto, che vada tutto bene. Si trova questo orologio a 7.600 euro, non credo tu riesca a chiedere lo sconto, perché Hublot, amico mio, è una maison di alto, alto lusso. Ma mettiamo che tu abbia la faccia veramente di bronzo, come quella di Spina del Fianco, e chiedi lo sconto, e arrivi ad averlo a 7.000 euro. Improbabile, Gianni, improbabile. Non impossibile, improbabile. Poi a 7.000 devi pagare, amico mio, devi pagare e devi andare via. E se il giorno dopo ci hai ripensato, se dopo 2 giorni ci hai ripensato e l'orologio non ti piace e lo porti indietro, al massimo ti fanno un piccolo buono se sei un grande cliente, ma soldini indietro non li hai. Qui, amico mio, hai 14 lunghi giorni da che l'orologio arriva a casa tua, 14 lunghi giorni, per poter decidere se sei soddisfatto oppure vuoi manifestare la volontà di essere rimborsato. E nel momento in cui la seconda scelta sarà quella che tu effettuerai, ci mandi l'orologio indietro e nell'arco di 24-48 ore hai il tuo bonifico indietro. Da che l'orologio arriva qui, chiaramente. Questi sono i motivi veramente principali e fondamentali perché tu debba eventualmente decidere di comprare un orologio da Chiosone Luxury Watches. Hublot Classic Fusion, ripeto, mi dispiace, Gianni, metti la foto, dai. Ve lo faccio vedere in foto perché, togli me, perché, ripeto, non posso togliere quelle plastiche. Un orologio straordinario, ma l'orologio lo conoscete, chi non conosce il Classic Fusion di Hublot? Con questo quadrante straordinario. Racing Grey, Racing Grey, che meraviglia, elegantissimo Gianni. E poi, come non aggiungere Gianni a questa vetrina, questo meraviglioso esemplare, veramente, veramente straordinario, che è questo Breguet Type 21. Questo Breguet Type 21. E salutiamo il signor Andrea da Verona.
Andrea da Verona, benvenuto, buon pomeriggio. Da splendida Verona, che città meravigliosa. Che città è bello tutto il Veneto, eh? È bello tutto il Veneto, ma Verona, Gianni, ha quel quid in più. Verona è molto carina, veramente molto carina. Esatto. Breguet Type 21, cassa in titanio, crono, datario ore 6, numeri arabi, pulsante a spillo a pompa, la grande corona, marcata Breguet, il cinturino pelle impunturato a mano. E anche qui, amici miei, è inevitabile che io faccia questa considerazione, perché vi sto parlando di un altro grande, grande signore di alta orologeria, il Breguet Type 21, con ritorno in volo. E parliamo di soltanto 6.500 euro. Soltanto 6.500 euro per questo splendido Breguet Type 21, veramente trionfo di qualità, di storia e di importanza davvero rilevante. Per di più, amici miei, addirittura cassa in titanio. 6.500 euro. Certo, lo rivediamo subito, l'Hublot Classic Fusion, più nuovo di così, Gianni, più nuovo di così, da 7.600 euro, 6.450, Hublot Classic Fusion straordinario, rivediamo il Breguet a 6.500, dai veloce Gianni, e poi Apollo 11, Apollo 11, Super, Omega Speedmaster Professional Moonwatch, cinquantenario, che meraviglia. E poi Audemars Piguet Royal Oak Offshore, sino ad arrivare al Tiffany, 44.000 euro, pensa a te. C'è anche chi lo vende 120, Gianni. Ma io non vorrei entrare in me. Siccome? Dimmi. Sì. 1.000 euro, sì. Sì. Neanche io. Ha ragione. Ferdinando, vieni qua. Ferdinando, che l'orologio costi meno di 6.000 euro a listino, è risaputo. Del resto, mezzo mondo è da vendere, mezzo mondo è da comprare. Allora, se io avessi solo questo orologio, probabilmente si potrebbe muovere qualche critica, no? Ma se considero il fatto che c'è chi lo vende anche a più di 44, poi bisogna vedere se ce l'hanno davvero, insomma, sono tante storie, ci sono tante circostanze che andrebbero valutate, ma in realtà. Però io, vedi Ferdinando, ho questo orologio che costa 44.000 euro. D'altra parte, sono passati 35 minuti dall'inizio della rubrica, diciamo che 5 minuti abbondanti li abbiamo persi per i saluti e per i ringraziamenti, è passata mezz'ora e io ho mostrato un Audemars, un Apollo 11, un Breguet Type 21 Flyback e un Classic Fusion. Non so come dire, 44.000 euro è poco, è tanto, è troppo poco, è esagerato, è un prezzo giusto? Io lo metto qua. Lo metto qua. Ci sarà sicuramente chi coglierà questa opportunità, questa occasione, decidete voi come chiamarla. Io dal mio fare, quello che vorrei sottolineare è che noi abbiamo questo che è l'orologio che inventiamo. Da vent'anni non ricordo, amici miei, in vent'anni non ricordo un orologio che si è quadruplicato praticamente, no, di più, quadruplicato, costa quasi 10 volte tanto, costa quasi 10 volte tanto,
non conosco un orologio che abbia raggiunto una plusvalenza così, se non, a meno che non parliamo del Patek Philippe Nautilus Verde, che hanno realizzato, mi pare, l'anno scorso, che hanno realizzato e detto questo lo facciamo quest'anno, punto e basta. Chi lo prende, chi non lo prende, amene pazienza. Poi hanno fatto il Patek Tiffany, con quadrante veramente Tiffany, che ha raggiunto 6 milioni 300 mila euro. Ma se parliamo di Rolex, se parliamo di una fascia media, è l'orologio che negli ultimi 20 anni ha raggiunto delle vette veramente incredibili. E questo va dato atto. Il mercato dice questo. Noi ce l'abbiamo perché dobbiamo averlo per forza, perché, come si suol dire, se ti chiami Cossone Luxury Watches non puoi farti scappare delle opportunità e delle occasioni così, seppur per far vetrina, no? Perché questo orologio, amici miei, qualcuno pensa, costa 6.000 euro, quanto guadagna Cossone Luxury Watches nel vendere questo orologio? Beh, amici miei, io posso dirvi che guadagniamo meno su questo che su un Lorenz, in termini di percentuale. Perché per avere questo orologio noi per primi dobbiamo fare carte false. E lo abbiamo e lo offriamo, come posso dire, per dimostrarvi che Cossone Luxury Watches dove vuole arriva. Poi, fosse solo quello, ma qui hai una vasta scelta e non ho neanche iniziato, non ho neanche iniziato a mostrarvi gli orologi. Per cui, rivediamolo De Marpiguet Royal Oak Offshore. Rivediamo questo splendido e meraviglioso esemplare. Ma tu sei sicuro che non abbiamo lasciato niente su? Sì. E non c'è più? Vabbè, dico, siamo sicuri che non abbiamo lasciato niente, che non dovevamo prendere, che poi dicono no, ma non lo dovevi prendere. Ah, ok, perfetto, va bene così. Allora, Audemars Piguet Royal Oak a 23.500 euro. 23.500 euro, scatola di garanzia pari al nuovo, Supar Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Poi, Apollo 11. Omega Speedmaster Moonwatch Apollo 11. Supar cinquantenario di uno degli eventi più importanti della storia dell'uomo. Guarda che meraviglia. E ancora Breguet Type 21. Breguet Type 21 Flyback. Meraviglioso. Cassa in titanio, crono, da non perdere. Sì, sì. Sì, lo faccio rivedere, amico mio. Lo faccio rivedere, ma poi lo tolgo, eh. Lo faccio rivedere volentieri. Ma poi lo tolgo, l'orologio è nuovo, scatola di garanzia, è il Classic Fusion, cassa titanio, costa 7.600 euro di listino, 7.600 euro di listino, tra l'altro il quadrante grigio è il quadrante più ricercato di questo esemplare straordinario. Prezzo speciale a voi, riservato, 6.450. 6.450 euro per questo Hublot Classic Fusion. Fammi immagine, sì, falli vedere tutti, bravo Gianni. Falli vedere tutti con un bel fermo immagine, così poi possiamo parlare d'altro. Non va bene, Gianni. Si vede che si chiama Giovanni come te. Ah no, tu non ti chiami Giovanni, tu ti chiami Gianni, che è ben diverso. Ok? Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. I Rolex disponibili? Vedi, amico mio, io ce la sto mettendo tutta a mostrarti orologi di grande livello, di grande qualità, che abbiano un rapporto qualità-prezzo straordinario. Poi, ripeto, vuoi vedere Rolex? Io te li faccio vedere. Non, i Rolex non mancano e ne ho anche di molto particolari, di molto... Come no, come no.
sono qui per questo. Novecentosessantanove pezzi. Due volte 69. Togli me, Gianni, togli me. Vediamo questi pezzi clamorosi. Vediamo questi pezzi straordinari. Vediamo questi pezzi clamorosi. No, Gianni. Allora, se mi dice che un modello è simile. Sì. Ho anche un Cartier acciaio oro molto bello. Allora, come Cartier abbiamo un Cartier acciaio oro. E un Rond c'è anche. In Bulgaria abbiamo un Bogart Forse c'è anche un 31, Gianni. Se prendi... Questa è la scatola di Hublot. Ecco, bravo. Bravo. Allora, Angelo, c'è giunta una richiesta dal signor Piero da Torino per orologi da donna. Piero, intanto benvenuto dalla Spagna da Torino, mi manca molto Torino. E appena ho un attimo le faccio vedere tutto, le chiedo solo un attimino di pazienza. Allora, questo è per l'amico Alfonso, giusto? Ma lui voleva vedere la scatola, tutto? Allora, Alfonso, questa è la scatola, qui c'è il libricino con la card, guarda che meraviglia. Chiaramente questo va nel suo porta documenti, vedi? L'orologio è completo di tutto ed è veramente meraviglioso. Io, per l'amico Alfonso, mi permetto, intanto mi pregio di chiamarlo amico, perché tanti anni, insomma, che lo serviamo, ma... Alfonso, non so se tu hai qualche Hublot già.
questo è uno dei più belli in assoluto, devo dire la verità, un orologio di grande livello, di grande qualità, sotto tutti i punti di vista. Guarda, la sua base in pelle proprio per poter posare l'orologio, insomma, la cura dei dettagli, la cura veramente maniacale che Hublot ha messo da sempre nei suoi esemplari più importanti. Questa è la scatola, va bene, di Hublot con il suo orologio. Fallo vedere Gianni, un bel fermo immagine. Hublot, nuovo, scatola e garanzia. Da 7.600 euro, 6.450. Grazie, caro. Poi, per il signor? Piero, allora. Piero, oggi da donna, direttore, forse abbiamo il rond? Non ho capito. Sì. 36 era troppo grande per l'amico. Allora, facciamo così. Piero, abbiamo questo Bulgari, praticamente nuovo, non praticamente, nuovo scatola di garanzia. Bulgari è il più famoso degli oggi da donna, è lo Snake, con questo tubo gas molto molto particolare, è ormai un simbolo iconico di casa Bulgari. La nostra richiesta è di soltanto 4.750 euro. Poi è uno sconto criminale, perché il listino dice quasi 6.000 euro, 5.950. Poi, se vuoi, ho un'altra grande opportunità, cioè questo Cartier, must di Cartier, e poi da donna, prettamente da donna, non ho più nulla. Se ti può interessare un 36 mm o un rond di Cartier. Ti voglio ricordare che sia questo must che il rond sono orologi secondo polso, ma pari al nuovo e completi di tutto. Quindi scatola, controscatola, garanzia, come se tu lo acquistassi in boutique Cartier, d'accordo? Sia per questo che per il rond, che eventualmente, se mi chiami e mi chiedi di vederlo, lo prendiamo dalla vetrina. 36 mm, questo è il 28, questo è 31, scusami, no, questo è 28 mm, 28, l'acciaio oro, mentre il Bulgari è un 35, d'accordo? Fammi sapere, Piero, se vuoi, noi siamo qua a tua completa disposizione, d'accordo? Sì, senza alcun dubbio. Ok, bravissimo. Togliamo questi due orologi un attimo, perché devo mostrarvi appunto quello che volevo mostrarvi prima, cioè i Rolex che mi avete chiesto. Signori, voi me li chiedete, io ve li faccio vedere. Certo è che quello Demar Piguet, quell'Apollo 11 stratosferico, quell'Apollo 11 clamoroso, sento i miei colleghi parlare di quell'orologio con tantissimi di voi, ma l'orologio lo vedo ancora lì, libero. Amico mio, E partiamo, Gianni, dal numero 1. Partiamo dal numero 1. Daytona testa oro, Oyster Flex, oro bianco 18 carati, ghiera ceramica, orologio nuovo, scatola e garanzia, signore e signori, 50.000 euro. 50.000 euro. Che possono sembrare tanto, amico mio, ma se vedi quello a fianco ti sembra niente, ti sembra quasi un regalo, quasi un cadeau, perché, amici miei, quello a fianco è quell'orologio che ormai vi ho elencato come il più ricercato degli ultimi 20 anni, questo Oyster Perpetual quadrante Tiffany a 44.000 euro. Io dico bene, giusto? 44.000 euro. Quindi capisci bene che il Daytona testa oro 50
seppur sembra una forzatura, però lo posso dire, Gianni, OP Tiffany 44 Daytona 50 è praticamente un regalo. Decidete voi. Poi, non abbiamo finito, anzi abbiamo appena iniziato, per cui andiamo velocemente, Gianni, a vedere il prossimo esemplare. Il prossimo esemplare è uno splendido Submariner del 2008, già RRR. Già RRR. Tutto plasticato, full set, addirittura con il QR code, quindi full stickers, amico mio. Full stickers, Submariner. Submariner, full stickers, già RRR, parliamo di un transizionale vero, Gianni, parliamo di un transizionale vero. Nel momento in cui questo orologio veniva venduto, c'erano già i primi ghiera ceramica in vendita, ok? Quindi un transizionale vero, certo e assoluto. In più è tutto plasticato, con addirittura ancora il suo QR code. La nostra richiesta è di soltanto, fammi leggere perché non si sa mai, 19.300 euro. 19.300 euro per questo splendido Submariner 16610. Poi, su questo, amici miei, io, perdonatemi, non è per puntare il dito e dire ve l'avevo detto, ma quante volte mi avete sentito dire comprate 5 cifre, comprate 5 cifre. I Rolex 5 cifre oggi intanto manifestano la grande passione per l'orologeria e per Rolex. Poi, se andiamo indietro e guardiamo un attimino quelli che sono stati gli eventi che hanno portato ai prezzi attuali, vedi l'Oyster Perpetual a 44.000 euro, per farti un esempio, converrete con me che tutto questo clamore è soltanto grazie ai Rolex 5 cifre. Rolex si è fatta strada, si è fatta pubblicità, si è fatta conoscere, si è fatta amare, apprezzare e ambire da tutto il mondo grazie a 16610, 16700 e 16710, parlo del GMT, il Daytona, 16520, correggimi se sbaglio, sono questi gli orologi, amici miei, che hanno portato Rolex sulla bocca di tutti. E ambiti da tutti. E più volte vi ho detto, comprate i Rolex 5 cifre, perché quelli nuovi sono nuovi, li vogliono tutti, vedete? C'è grande voglia di avere l'orologio, no? Ultimo grido, quello che non c'è da nessuna parte, che i concessionari non hanno. Va bene, ci sta. Ci sono i 4 cifre, signori, che ormai costano veramente, veramente un occhio della testa. E bisogna stare attenti poi che cosa si compra, perché non è semplice, non è facile, bisogna davvero avere un'esperienza enorme. In mezzo ci sono i Rolex più famosi al mondo. 16610, 16710, 16520, 16570. Comprate questi orologi che a oggi li pagate ancora poco rispetto al loro valore e alla loro importanza. Questo plasticato costa 19.300 euro. Andiamo avanti, please, perché non è l'unico. Ne abbiamo altri di orologi e ve li mostreremo tutti fino alla fine. Vai, Gianni. Submariner. Completo di tutto. Full stickers, ma indossato, con tutte le sue plastiche, addirittura anche il QR code. Del 2008, transizionale vero. Salutiamo l'amico Giuseppe, l'amico Giacomo, Franco, un abbraccio, Ivano, quanti amici, quanti amici. E l'amico Gaetano, dalla splendida Napoli. Dicevo, Submariner straordinario. Poi, Gianni, andiamo a vedere il nuovissimo Explorer 2. 226, Gianni, 570. Nuovo di pacca, ultima generazione dell'Explorer 2, 42 mm.
nuovo, nuovissimo, 14.150 euro. 14.150 euro. Distacchiamoci un attimino, Gianni, dal discorso professional, no? Rolex Professional, e andiamo a vedere, a valutare questo meraviglioso testa oro di un'eleganza clamorosa. Un day date, amici miei, un day date davvero, davvero elegantissimo. Bello, prezioso e di grande, grande qualità. Un orologio del 1983, in perfetto stato d'uso, non ha un graffio, 36 mm, day date, a 12.500 euro. Vi ricordo che la cassa è in oro massiccio 18 carati, così come la chiusura ad ardiglione, è originale Rolex ed è marcata, Rolex abbiamo detto, ed è punzonata con il simbolo dell'oro, Gianni. Quindi oro 18 carati, d'accordo? 12.500 euro. E per finire, sempre date just in questo momento, in questo caso, acciaio, cassa oro bianco, scusami, ghiera in oro bianco, indici geometrici rifiniti in oro e sfere e coroncina ore 12 in oro, cassa in acciaio, bracciale Oyster, con scatola e garanzia ufficiale Rolex, con scatole garanzia ufficiale Rolex, parliamo di orologi pari al nuovo, gentili, parliamo di orologi pari al nuovo, 10.650, del? 10.650 euro, abbiamo sentito l'amico Alfonso per caso? 10.650 euro, andiamo a vedere, ritorniamo Gianni, sul day date cassa oro 12.500. Vi ricordo che c'è la possibilità di dilazionare gli importi che state ascoltando da un minimo di 500 euro, massimo di 30.000 euro, dilazionabili in lunghi, lunghi 60 mesi. Potete scegliere voi 12, 24, 36, 48 o un massimo di 60 mesi. Day date meraviglioso a 12.500 euro. Numero 3. Explorer 2, 226-570, la nuova referenza, la nuova produzione, orologio nuovo con tutte le sue plastiche all'infuori del QR code per essere corretti, 14.150, 14.150 euro e poi Rolex Submariner 16-610, anno 2008, già RRR, Rolex Ring Repeat, transizionale vero, orologio da prendere al volo a 19.300 euro e poi Oyster Perpetual Rolex quadrante Tiffany, quadrante Tiffany. Uno dei motivi per cui, amici miei, questo orologio è schizzato così tanto alle stelle, voci di corridoio, Gianni, voci di corridoio dicono che a marzo questo orologio, non questa referenza, ma questa colorazione di quadrante, questa tonalità di quadrante, verrà ritirata. Io non ve lo do per certo. Mentre su tante cose vi ho detto questo è così, questo è così, questo non è così, qui vi dico che ho sentito che questo quadrante verrà ritirato. Questo è quello che gira e probabilmente ed è per questo che questo orologio è arrivato a queste cifre. Fatto sta, amici miei, che quando arriva a queste cifre difficilmente poi tornano indietro. Però, ripeto, il prezzo di questo orologio è 44.000 euro. Se volete, ce l'abbiamo qua, pronta consegna. D'accordo? Andiamo a vedere invece il primissimo orologio di questa... Dovremmo rivedere l'Omega. Di questa Kermessi, molto volentieri.
parliamo del Supar Daytona Movimento Rolex, cassa in oro, ghiera ceramica, cinturino Oysterflex, brevetto Rolex, orologio nuovo, scatole garanzia, orologio che vale un patrimonio, e Chiosone Luxury Watches te lo offre a soltanto 50.000 euro. 50.000 euro. Se vuoi, amico mio, se vuoi. 50.000 euro soltanto. Fai un'immagine, please. Angelo, per il signor Jerry abbiamo le tue da rappresentare? Oh, adesso vediamo. Vediamo cosa possiamo fare per l'amico. Sai, non è che mi hai chiesto... Tudor ormai sono diventati intoccabili. Signori, ormai è diventato veramente uno degli orologi più acclamati della nostra trasmissione. Da che, quando è stato Gianni? Mercoledì? L'ultimo giorno che ci siamo visti, Gianni, è stato mercoledì. Mercoledì mi hanno pregiato, mi hanno onorato di poter presentare questo orologio sull'orologio, Gianni. Non è il caso, vedi? E da lì, amici miei, poi non ci siamo visti per due giorni, giovedì e venerdì non ci siamo visti, ma io vi ho continuato a sentire, molti di voi mi hanno mandato i complimenti per questo orologio, molti di voi hanno chiesto informazioni su questo orologio, l'orologio è qua disponibile e vi dico la verità, amici miei, io non me lo farei scappare mai. Io l'ho venduto questo orologio a tre persone. Una non voglio nominare, non voglio citarla, mentre gli altri due li cito con grande cuore, Gianni. Uno è il mio amico Davide e l'altro è il mio amico Giovanni. Hanno preso questi due esemplari edizione limitata, orologi straordinari, e sono gli unici due orologi, edizione limitata, completi di tutto, che, Gianni, io ho consigliato di indossare. Perché? Perché sono bellissimi. Gianni, sai quando dici bellissimo? Allora, intanto io mi ricordo, vabbè, Davide, appena vide la scatola con tutto il corredo, impazzì, perché a lui forse piacciono più le scatole che gli orologi. Il mio amico Giovanni invece, mi ricordo in maniera molto molto, come fosse ieri Gianni, no? Molto molto chiara, che gli dissi: Giovanni, prenota l'orologio perché quando lo vedrai di persona impazzirai. Quando lui lo vide di persona disse: hai ragione. Esclamò dicendo: hai ragione, perché dal vivo questo orologio è tutto un altro discorso, è tutta un'altra cosa, bello, ma si vede anche, Gianni, si vede anche dalle immagini, per carità, ma vi assicuro che vederlo dal vivo, io credo che non si riesca a non indossarlo. Un orologio straordinario, veramente, veramente straordinario, bello vero. Andiamolo a vedere nel dettaglio, perché poi ce n'è uno solo, amici miei, e io ricordo che gli altri esemplari che ho venduto, li ho venduti a meno. Perché come vi avevo detto qualche anno fa, forse l'anno scorso è stato Gianni, 2020, eh? 2020, questi sono orologi che sono destinati ad arrivare a cifre da capogiro. Io ricordo, amici miei, quando si parlava dello Snoopy, no? Della prima edizione, e la gente diceva: ma cosa fai con gli orologi, Gianni? Con i cartoni animati, vai a comprare uno Snoopy oggi. Poi la Omega si è divertita a realizzare lo Snoopy 2, diciamo così, e ha dato questa, Gianni, come si dice, questa parvenza, no, di disponibilità, dicendo semplicemente: vai sul sito, clicca, metti i tuoi dati e vedrai che nell'arco di un mese avrai l'orologio. I miei amici praticamente sono, da quando è uscito, sono 2 anni, credo, che lo stanno ancora aspettando. Anche lì, parliamo di orologi che oggi superano i 30-40 mila euro. Signori, qui stiamo parlando di uno splendido e meraviglioso movimento coaxial, edizione limitata, 69-69, 6.969 pezzi proprio per l'anno, no Gianni? Nel quale questo orologio diventa
il più famoso orologio al mondo, l'orologio che accompagna gli astronauti, scusatemi, sino sulla Luna. Certificato NASA, garantito NASA. Lui è il cinquantenario. Omega Speedmaster Moonwatch Apollo 11, edizione limitata. Adesso, amici miei, tante volte vi ho parlato di edizioni limitate e tante volte vi ho detto: non parliamo di orologi conosciuti a Bari, a Barletta, a Roma, a Civitavecchia, non più su, perché poi si perde. Parliamo di Omega, parliamo di un evento planetario, Gianni, perché il fatto che l'uomo sia andato sulla Luna riguarda tutto l'emisfero, è vero o no? E oltre, Gianni, come diceva... Avere questo orologio vuol dire avere veramente un grande, grande pezzo. Pezzo importantissimo. Pezzo importantissimo. E oggi ancora si riesce a pagare, grazie a che sono i Luxury Watches, si riesce a pagare una cifra contenuta. C'è già chi lo vende a 24-25 mila euro, non da oggi, ma già da un po'. Giustamente, dico io, perché se non sono questi, ecco, vedete amici miei, abbiamo appena visto qualcosa di inspiegabile. Se non sono questi gli orologi che si vendono poi a un prezzo superlativo, quali? Quali? E nel mondo attuale, nel periodo in cui ci troviamo, con i prezzi che corrono, io non posso fare a meno, amici miei, di urlare, di battere i pugni, ma lo faccio per voi, quando questa azienda vi offre un Apollo 11 straordinario. Andiamo a vedere, Gianni. Un Apollo 11 clamoroso, un pezzo veramente molto, molto, molto contenuto. Uno Audemars Piguet, Royal Oak, Offshore, gommino. Un Breguet Type 21. Un Breguet Type 21. O addirittura un Day-Date. Orologio che ha fatto la storia. Orologio che... non di Rolex, amico mio. La storia dell'alta orologeria. Questi sono gli orologi da prendere. Al volo! Day-Date, Rolex, Cassa Oro. 12.500 euro. Breguet Type 21 Flyback, cassa in titanio, 6.500 euro. Audemars Piguet Royal Oak Offshore, gommino, 42 mm, con scatole garanzia ufficiale Audemars, condizioni 10-10, 23.500 euro. E infine, questo super watch, Omega Speedmaster Moonwatch Apollo 11, pari al nuovo, completo di tutto, a 14.990. Da 14.990 euro. Questi sono gli orologi da prendere al volo. Questi sono gli orologi da prendere al volo. Orologi da non perdere, amici miei. Orologi da non perdere. Orologi da non perdere. Guarda che meraviglia. La storia dell'alta orologeria è tutta qui. Questo orologio, signori, è un'offesa alla più longeva, Gianni, Maison, alla più longeva, una delle più longeve, ma sicuramente forse la più emblematica ed importante Maison di alta orologeria del mondo, a 6.500 euro un Breguet Type 21 è un'offesa a quella Maison che ha messo al polso di imperatori, di zar, Gianni, di capi di Stato, orologi di grande livello, con il suo nome. Vi voglio ricordare che Breguet ha realizzato le lancette per il Big Bang. Gianni! Louis Abraham Breguet. 6.500 euro pagabili niente al mese. E poi...
il day date, Gianni. Il day date cassa oro, 36 mm. Cinturino pelle, fibra d'artiglione originale Rolex. A soltanto 12.500 euro. A soltanto 12.500 euro. Rivediamoli tutti, caro. Poi, signori, possiamo giocare, possiamo spaziare, possiamo davvero saltare da un lido all'altro, è vero? Ma senza ombra di dubbio, questi quattro orologi racchiudono quello che per me è l'essenza, Gianni, del collezionismo. Perché c'è storia, qualità, nome. Il prezzo! Il prezzo! E poi, Gianni, dimenticavo. Dimenticavo questa meraviglia. Dimenticavo questa meraviglia. Dimenticavo questa meraviglia. Super Hublot Classic Fusion. Racing Grey. Il quadrante. Cassa in titanio, cinturino caucciù e pelle di alligatore. Fibbia con doppia déployant. Orologio nuovo, scatola e garanzia, con tutto il suo corredo completo. In cielo fanato, amici miei, questo non è il nostro, questa è la plastica che Hublot appone ai suoi orologi prima di spedirli ai suoi concessionari, alle sue boutique. Da 7.600 euro, 6.450 euro. Gianni? €6.450, orologio nuovo, scatola e garanzia. Orologio nuovo, scatola e garanzia. €6.450 per un Hublot nuovo di pacca, Classic Fusion, cavallo di battaglia di questa grande maison. Maison che piano piano, amici miei, ha scavalcato tanti grandi nomi, fino ad intersecarsi, Gianni, fino ad inserirsi tra Patek Philippe, Vacheron e Audemars. Questo oggi è Hublot. A 6.450 euro. Stai buono, Gianni. Stai buono. Di chi? Di me? Meglio di no. Stai buono, Gianni. Stai buono lì. Fammi vedere gli orologi che contano. Fammi vedere gli orologi che contano. Day Date, Breguet Type 21 Flyback, Audemars Piguet Royal Oak, Super Apollo 11. Edizione limitata, acciaio e oro, bello come il sole, amico mio, bello come il sole. E poi devo far vedere i Tudor, amico mio, devo far vedere i Tudor, eh?
per un gentile amico che ne ha fatto richiesta. Jerry? Come il tuo padrone di casa. Oggi, signori, se non mi viene un coccolone oggi, non mi verrà più, eh? Se non mi viene un coccolone oggi, non mi verrà più, ve lo dico. Allora, vediamo i Tudor. Sì, adesso con Tudor vedrai, Gianni. Vedrai con Tudor, eh? Quelli, gli amici, lo sanno. Dico, vediamo se lo facciamo, scoppiare in diretta. Andiamo a vedere Tudor, dai. E partiamo subito con il top del top, Gianni. Partiamo da subito con questo meraviglioso e straordinario Tudor Heritage Chrono. B-Compax, puzzanti avviti a pompa, la grande corona, the big crown, marcata Tudor, laccata Tudor, guarda che meraviglia. Con questo splendido e complicato quadrante, vedete, nella forma e nella realizzazione, ma che rimane sempre molto molto leggibile, è vero o no? Col datario ore 6, B-Compax, ghiera smaltata, guarda che meraviglia, Tudor Heritage da non perdere. Gianni. Tudor Heritage, nuovo scatole garanzia. Quale, direttore? Quel meraviglioso Corum? Senti, direttore, io non voglio dire nulla, però davvero su questo Corum sono veramente meravigliato. Sono davvero meravigliato. Interrompo un attimino la presentazione di Tudor perché c'è questo Corum Admiral's Cup realizzato completamente in oro massiccio 18 carati, oro rosa, uno degli orologi più emblematici della storia dell'alta orologeria. Quando parliamo di orologi importanti, parliamo di uno dei 5 orologi più famosi al mondo, l'Admiral's Cup di Corum, realizzato tutto in oro massiccio 18 carati. Guarda che meraviglia, è tutto oro pieno, eh? Imponente, maestoso, oserei definirlo imperiale, questo Corum Admiral's Cup Tides. Oro massiccio, 18 carati, amico mio, lo paghi praticamente meno del valore dell'oro. Gianni, meno del valore dell'oro utilizzato per questo splendido e meraviglioso esemplare. Guarda che meraviglia, mamma mia, straordinario, straordinario Corum Admiral's Cup Tides, un altro pezzo da non perdere, un altro pezzo da non perdere, a soltanto 13.500 euro. Quale? L'Omega? Te lo faccio vedere subito, certo, anche l'Omega, aspetta che te lo faccio vedere bene, anche l'Omega è acciaio e oro, Gianni, scusami, vieni qua. Anche l'Omega è acciaio e oro.
Vedi, la ghiera è un disco in oro massiccio 18 carati. Le finiture del quadrante sono tutte realizzate in oro 18 carati. Guarda che meraviglia. Signori, orologio davvero di grande livello, di grande collezionismo, un grande straordinario investimento. Chi può deve. I due pulsanti a pompa, Gianni, per l'apertura della doppia déployant. Del Tudor. Guarda che meraviglia. Omega. Omega Speedmaster Moonwatch. Movimento coaxial. Acciaio e oro. Edizione limitata. Apollo 11. Rivediamo insieme al Omega anche il Corum Admiral's Cup e poi facciamo un bel fermo immagine. Orologi preziosi da chiusone Luxury Watches, amico mio. Vai. Orologi preziosi da chiossone Luxury Watches. Se ritorniamo, Gianni, subito sul Super Tudor Heritage. Super Tudor Heritage Chrono. Nuovo scatole garanzia. 4.300 euro. È il numero uno. Guardalo bene, perché è nuovo. Pagabile con 88 euro mensili. Ma te lo paghi come meglio credi, amico mio. Nel frattempo, credo sia cosa buona e giusta metterlo via. Credo sia cosa buona e giusta metterlo via. Il numero due. Un'altra opera di grande livello. Ovvero questo splendido e meraviglioso Tudor Black Bay 58 con calibro di manifattura. Con calibro di manifattura. Guarda che cos'è. Edizione speciale per un orologio davvero di grande livello. Black Bay 58 da non perdere. E poi, guardalo qua, un altro clamoroso esemplare, questo Black Bay 41 mm, 200 metri di profondità. Parliamo del Freccia Rossa di casa Tudor. La grande rosa di Tudor incisa sulla grande corona, amico mio, il bracciale Oyster, l'acciaio 316L, il calibro di manifattura, con tanto di iscrizione, Gianni, che poi non mi dicono, no, Tudor non è, eccolo qua, venimi a dire che Tudor non è calibro di manifattura, è scritto qua insieme a tutto quello che è il suo splendido corredo, col calibro addirittura numerato, va bene? Guarda che meraviglia, straordinario. A un prezzo, signori, irripetibile. Chiama 080-697-7150. Non lo perdere questo splendido e meraviglioso Tudor Freccia Rossa, davvero di grande livello. Ma non ho finito, amico mio, perché a completare questa esposizione straordinaria c'è il Black Royal. Tudor Black Royal. Indici diamanti. Supa! Guarda che meraviglia, mamma mia, con questa ghiera zigrinata, amico mio, con questo super bracciale realizzato per questo Tudor Black Royal, veramente straordinario, day date automatico, a soltanto 3.500 euro. Quale? Quadrante nero? Il day date? Ma subito! Sì, day date come questo Tudor Royal. Day date come questo Tudor Royal. E cassa oro? Si chiama Rolex e costa soltanto 12.500 euro. Eccoli qua, i due day date che posso offrirti. $12.500 il Rolex day date testa oro, soltanto 3.500 euro il Tudor Royal indici diamanti. Gianni, scusa. E non lo so. Lo devo dire? 2000. Direttore, l'orologio è pari al nuovo. Ma non pari al nuovo. Se ti metto un orologio nuovo appena uscito dal concessionario, è quello, non ti accorgi qual è quello nuovo. Per intenderci. Parlo del Corum Tides, che è veramente straordinariamente importante. Le mani sono così.
Non mi stigare, Gianni. E lo sai che poi... scusami, caro. Meglio di no. A Gianni. Lo tolgo, il day date lo tolgo. Ho capito, ho capito. Andiamo avanti, sì. Poi mi farai sapere tu. Nuovo scatole garanzia, nuovo scatole garanzia, Gianni, nuovo scatole garanzia, 3.500 euro, Tudor, Black Royal, indici diamanti. Certo. Ma chi è il mio amico? Federico. Allora, Federico, eccolo, eccolo qua. Ma in tanti siete su questo orologio, però, ripeto, io vi vedo ancora titubanti. Amici miei, non sarà sicuramente l'ultimo che mi capiterà, me ne capiteranno altri, però a queste cifre, in queste condizioni, cioè, ditemi cosa state aspettando. Intanto mandami dei saluti, anzi, fammi salutare il mio amico. Federico, benvenuto. Ben ritrovato, era un po' che non ci sentivamo. Sei in buona compagnia, ti dico solo questo, per cui non ne ho un altro di Hublot. Non ne ho un altro di Hublot. 6.450 euro in queste condizioni. Come se tu fossi un concessionario Hublot e io fossi Hublot. Con uno sconto criminale, 6.450 pagabili niente al mese. Federico, fai la cosa giusta ma falla in fretta. Ok? Certo, certo, certo. Rivediamo l'Omega, acciaio e oro. Rivediamo l'Omega, acciaio e oro. Questo splendido Omega, edizione limitata. Omega, Speedmaster Professional Moonwatch Apollo 11, edizione super limitata per il cinquantenario di uno degli eventi più importanti della storia dell'umanità. Apollo 11. Apollo 11. E poi rivediamo questo splendido e meraviglioso Corum Admiral's Cup Tides, che è veramente, veramente clamoroso. È veramente, veramente clamoroso. Vediamo i Tudor? Li rivediamo subito. ...260 grammi di oro, oro massiccio 18 carati. Le complicazioni che solo Corum sa portare ai suoi orologi, ovvero la misura delle maree, la misura della luna, amico mio, le fasi della luna, le 24 ore, il datario ore 3, le bandierine smaltate, le bandierine nautiche, Gianni. E qua, cioè, già sono, poi, ...13.500 euro soltanto. Rivediamo l'Omega e poi rivediamo i Tudor. Io vi chiedo soltanto una cosa, amici miei. Da quanto tempo mancate davanti a una vetrina di una boutique Omega? Io in questi ultimi mesi, ormai un annetto a questa parte, forse un po' di più, che vi sto dicendo più o meno sempre le stesse cose. Rolex ormai ha abbandonato quel segmento 3.000-8.000 che evidentemente non è più far suo, perché oggi per comprare
un date jazz ci vogliono 9-10 mila euro. Per comprare un professionale si parte da 13-14 mila e si sale di parecchio. Ok? Quindi per forza di cose Rolex ha abbandonato quel segmento 3.000-8.000 che tanto ha dato a Rolex come notorietà. Perché pur essendo elencata come maison di lusso, aveva dei prezzi di mercato. Gianni, prezzi accessibili. I listini Rolex erano accessibilissimi. Oggi parliamo di prezzi di listino che sono già alti, altissimi. Un 31 mm c'hai oro, lo devi pagare 10.000, 10.200, 10.300, te lo ricordi? 31 mm. Un date in acciaio, 7.300, 7.400, di listino. Poi non li trovi in boutique, li compri dai reseller. Li compri dai reseller e sicuramente li paghi di più del listino. Tutto questo è dovuto a quella fascia 3.000-8.000 che Rolex ha cavalcato in maniera straordinaria e l'ha portata sulla bocca di tutti. Essere conosciuta da tutti. Quella fascia, amici miei, è rimasta vacante. Quel segmento è rimasto vacante. Se lo stanno contendendo Omega e Tudor. Torniamo a noi. Omega. Quanti di voi da tanto tempo non vanno davanti a una vetrina Omega? Perché disponibili gli Speedmaster non ce n'è. Trovi i Seamaster, trovi l'Acquaterra, con tutto il rispetto sono orologi di grande livello, di grande qualità. Gli Speedmaster non li trovi. Non parlo di Moonwatch, parlo di Speedmaster in generale. Forse trovi quello in oro che costa quanto il Daytona. Oddio, costa più del Daytona. Noi l'abbiamo avuto, te lo ricordi? Costa più del Daytona. Ma Speedmaster acciaio non ce n'è. E se qualcuno ce l'ha esposto in vetrina, prova a entrare a chiedere il prezzo, se è disponibile. Ti diranno no. Ti diranno no. Noi non solo ti offriamo un Omega Speedmaster, ma ti offriamo un Moonwatch Apollo 11, 50° anniversario, completo di tutto, completo di tutto. Se non è orologio da collezione questo, amico mio, se non è orologio da investimento questo, ditemi voi che cosa è, che cosa lo è davvero. Storico, emblematico, importante, riconosciuto in tutto il mondo, ma poi, amici miei, edizione limitata, ma poi bello come il sole. Bello come la luna sarebbe più corretto, no Gianni? Bello come la luna. In questo momento è, secondo il mio modesto parere, l'orologio da prendere in assoluto. Ne ho tanti di orologi, amici miei, ne ho tanti. Questo secondo me è proprio quello da prendere al volo. Pagabile niente al mese se vorrai, selezionalo, opzionalo e mettilo via. Nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, niente di più. Lo metti via, blocchi il prezzo e blocchi l'orologio. E poi andiamo a vedere i Tudor, altra maison che chiaramente un attimino più avvantaggiata in quanto sospinta e sorretta da Rolex per ripetere gli stessi fasti che Rolex ha praticamente compiuto negli ultimi 7-8 anni. E per coloro che non hanno colto l'occasione di comprare un Rolex 5 cifre a 4.000, a 4.500, a 3.800, a 3.700, a 3.900, per coloro che non hanno comprato i Date Just, quando noi li abbiamo offerti a 1.900, a 2.000, a 2.500, a 2.800. E che oggi si sentono chiedere 20.000, 15.000, 12.000, 13.000 euro. Tudor, amico mio, ti dà la possibilità di rimediare. Perché realizza questo Royal. Lo realizza in tre dimensioni. 36, 39 e 41, in tre colorazioni diverse, con o senza diamanti. Fatto sta che il 41 mm diventa l'orologio più acclamato di sempre, secondo solo gli Oyster Perpetual, tant'è che risulta introvabile nel 100% dei concessionari Tudor. Signori, Chiossone Luxury Watches ve lo offre a 3.500 euro, l'orologio è nuovo di pacca,
3.500 euro prezzo finale. Poi, Tudor Black Bay 41 freccia rossa. Signori, vi invito, vi esorto a chiedere il prezzo di questo esemplare. Mentre il mondo parla di Tudor a prezzi super elevati, Chiossone Luxury Watches riesce a offrirti veramente una grande opportunità, soprattutto con quello che risulta essere già il più emblematico, il più particolare e diverso dalla produzione di Rolex, di Tudor, scusatemi, questo Fiera Rossa, straordinario, nuovo scatola di garanzia. Chiedimi il prezzo, e poi... Black Bay 58, 39 mm, orologio realizzato in onore dei primi esemplari Diver di casa Tudor, 1958, 39 mm, ghiere quadrante blu, 200 metri di profondità, altro pezzo da non perdere, ancora con il QR code, plasticato, nuovo di pacca, a 4.200 euro, sempre che non sia aumentato, no, 4.200. Per poi arrivare al grande e meraviglioso Tudor Heritage, Tudor Heritage, crono. Fai un fermo per cortesia e torniamo nuovamente su quel straordinario esemplare che si chiama Omega Apollo 11. Omega Apollo 11, edizione limitata, 50° anniversario. Voi non avete idea, amici miei, della grande soddisfazione che io ho nel presentarvi questo orologio, perché, ripeto, due miei grandi amici, hanno seguito il mio consiglio e hanno fatto proprio questo grande orologio. Orologio, gentili, che innanzitutto è bello. Orologio che innanzitutto è bello, bellissimo. E poi, Gianni, di una qualità difficilmente paragonabile, perché parliamo già di un movimento coaxial. Ricco perché acciaio oro e superlativo perché edizione limitata, 6.969 pezzi mondo. 6.969 pezzi mondo per l'evento più importante dell'umanità, l'allunaggio. Apollo 11, Apollo 11, completo di tutto, ha soltanto... 080-697-7150. Adesso, siccome signori gli orologi non mancano, vado a presentarvi altri orologi della nostra collezione che ancora non ho mostrato. Nel frattempo il consiglio che vi do è di fare il vostro gioco, amici miei, ma di farlo in fretta, perché gli orologi sono tanti, ma voi siete molti di più. Gli orologi sono tanti, ma voi siete molti, molti di più. Per cui non esitate. Se l'orologio vi piace e il prezzo non è un problema, non esitate. Adesso ci prepariamo per una piccola selezione di alta orologeria. Andando a valutare dei modelli di cui non abbiamo ancora parlato, ma che sono disponibili, amici miei. Per cui, se l'orologio vi piace, il prezzo non è un problema, non esitate. 080-697-7150.
Ed ecco a voi questo splendido e meraviglioso Jaeger-LeCoultre Reverso, dual time, veramente un grande orologio, nuovo, scatola di garanzia da 9.400 euro, scontato, che sono i Luxury Watches, 8.400 euro per voi, amici miei. 8.400 per questo splendido Reverso, nuovo, scatola di garanzia. Numero 1. Numero 2. Panerai Radio Mir. Quadrante sandwich, piccoli secondi, ore 9 continui, meraviglioso, straordinario, automatico, 45 mm, edizione limitata, 2000 pezzi mondo, non lo perdere amico mio, a 9.900 euro lo consiglia Panerai, ma Chiosone Luxury Watches lo offre a soltanto 6.990 euro. Radio Mir Panerai, 45 mm, nuovo, scatola di garanzia, edizione limitata, 2000 pezzi mondo. Andiamo avanti, please, perché poi con grande, grande clamore e rientra questo Perseo meraviglioso, questo Perseo straordinario, questo Perseo clamoroso, GMT, Perseo GMT, 200 metri di profondità, professional, ghiera ceramica, bicolore, a soltanto 1.300 euro. GMT, ghiera ceramica, ghiera bicolore. Angelo, ho confermato il tuo eritage. Grazie mille, caro. Grazie, 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 complimenti. Guarda che meraviglia questo splendido GMT. Adesso li rivediamo gli altri disponibili. Questo GMT a 1.300 euro di Perseo, alta qualità, 3 stelle meraviglia. Nuovo, scatola di garanzia, bracciale 5 file Jubilee, fallo vedere Gianni. Fammi vedere questo bracciale clamoroso. Nuovo di pacca, con garanzia ancora da attivare, l'attiveremo noi che siamo concessionari ufficiali. Perseo, guarda che meraviglia. 42 mm GMT Pepsi. Subaquatic, doppio fuso orario, 200 metri di profondità, un grande professionale a 1.298 euro. Vai Gianni, numero 3, lo andiamo a vedere subito, questo 900, questo IVC 900, calendario perpetuale, fasi luna, completo, cassa oro, tutto autentico e originale, tutte le sue parti sono IVC, Gianni. Schaffhausen, prezzo speciale. Prezzo speciale. Poi, andiamo avanti, please. Cartier Calibre. Cartier Calibre, davvero da non perdere. Cartier Calibre, davvero da non perdere. Guardate che meraviglia. Cartier Calibre, da non perdere. Pulsanti integrati a pompa, il grande capocione in zaffiro incastonato nella corona, l'orologio è praticamente pari al nuovo, è un NOS praticamente, mai indossato, doppio vetro zaffiro, un grande cronografo di casa Cartier. La nostra richiesta, amici miei, per questo esemplare straordinario è di soltanto 7.490 euro. 7.490. Andiamo avanti, please. Andiamo a vedere un altro grande orologio, uno splendido e meraviglioso International Watch Company Schaffhausen Super Pilot Day-Date. Crono Day-Date, quadrante blu, introvabile questo meraviglioso esemplare, nuovo, scatola di garanzia. 7.700 euro il prezzo di listino, diventano 7.200 euro. Diventano 7.200 euro. E poi, amici miei, l'orologio che io reputo davvero che abbia uno dei più straordinari rapporti qualità-prezzo. Questo Breitling Super Ocean, questo Breitling Super Ocean, 1.000 metri di profondità, nuovo scatola di garanzia, 5 anni di garanzia Breitling, e il nuovo corso, il Super Ocean 2, ha soltanto 4.000 euro, ha soltanto 4.000 euro. E adesso andiamo a rivedere i Tudor rimasti. Allora, abbiamo detto l'eritage è stato confermato, giusto? Quindi l'eritage non è più disponibile, abbiamo a disposizione il Tudor Black Bay 58, edizione speciale 1958, da non perdere, amici miei, da non perdere questa grande opportunità di questo 39 mm. Orologio non presente nel 100% dei concessionari Tudor del mondo.
non è disponibile, non è presente nel 100% dei concessionari Tudor del mondo. Tudor Black Bay 58 a 4.200 euro. Fammi vedere questo Tudor. Fammi vedere questo fondello. Su questo fondello, amici miei, vi è inciso quello che io spesso vi dico e che trovo veramente molte volte, come si dice Gianni, la... il disaccordo da parte vostra, eh? Vedete, calibro di manifattura, MT, eccetera, eccetera. Tudor con calibro di manifattura, 41 mm, 200 metri di profondità, è il super freccia rossa. È il super freccia rossa. Il prezzo? Soltanto 3.700 euro. Soltanto 3.700 euro. Oppure 77 euro mensili. Oppure te lo paghi come meglio credi, amico mio, ma adesso è il momento di bloccare il prezzo, di bloccare l'orologio e di metterlo da parte. Per fare tutto questo c'è solo bisogno che tu chiami lo 080-697-7150 e che offra i tuoi dati, nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, semplicemente per bloccare l'orologio a soltanto 3.700 euro. Fermi immagine, please. Tudor Black Bay freccia rossa con calibro di manifattura da non perdere. Da non perdere, il numero 3 è questo splendido e meraviglioso Tudor Black Royale. Fallo vedere Gianni. Tudor Day-Date Black Royale, indici diamanti. Tudor Black Royale Day-Date indici brilli, bello, prezioso e di grande, grande qualità. L'orologio è nuovo, scatole garanzia, così come sono nuovi gli esemplari appena visti. Facciamoli vedere tutti e tre. Facciamoli vedere tutti e tre. Dovremmo rivedere il Dejazz 2. Adesso lo rivediamo subito. Adesso lo rivediamo. Tudor Black Bay 58, Tudor Black Bay freccia rossa, Tudor Black Royale. Mamma mia, che meraviglia! Fermo immagine, please! Perché andiamo subito ad eseguire la vostra richiesta. Ringraziando l'amico che ne ha fatto appunto richiesta, questo Rolex Datejust 41 mm lo faccio vedere subito, subito, subito. Datejust 41 mm, quadrante bianco, indici geometrici rifiniti in oro bianco così come le sfere e la coroncina ore 12. Guardate che straordinaria meraviglia. Guardate che straordinaria meraviglia.
con scatole garanzia ufficiale Rolex, con scatole garanzia ufficiale Rolex, nonché la nostra garanzia valida per 24 mesi sul buon funzionamento e a vita per quanto riguarda autenticità e illecita provenienza, che accompagna tutti i nostri orologi, amici miei, la nostra richiesta è di soltanto 10.650 euro. 10.650 euro. Nel mio ufficio. Va bene, va bene. Amici miei, buonasera a tutti. Per chi si è appena sintonizzato, una rubrica veramente scoppiettante, con tanti pezzi, seguito dalle vostre richieste, tantissime, devo dire la verità, e di questo io non posso che ringraziarvi, perché siete sempre veramente tanti a seguire le nostre rubriche e soprattutto, non soltanto a seguirle, Gianni, in maniera passiva, ma a interagire, a farvi sentire, a farvi leggere, perché poi ci scrivete sui social, ci scrivete su WhatsApp, insomma, devo dire grazie, grazie mille a tutti voi. Io ho fatto un appello qualche giorno fa a un caro amico per quanto riguarda l'Apollo 11. Oggi ho sentito altre due o tre persone molto molto interessate, qualcuno di questi lo conosciamo bene, quindi sappiamo anche, insomma, non essere una richiesta fatta soltanto per curiosità, è quello di cui volevo parlarvi, veramente questo orologio clamoroso, questo orologio straordinario che è l'Apollo 11. Io ripeto, sono molto molto felice perché quando, credo l'anno scorso, già un anno e mezzo fa, abbiamo venduti due, uno dietro l'altro, ne abbiamo avuti tre in tutto, in 15 anni di, vabbè, 15 anni. L'orologio è un cinquantenario, quindi 2019. Da 2019 a oggi ne abbiamo avuti tre, tutti e tre venduti, e credo tutti e tre clienti molto soddisfatti, no? Clienti molto molto soddisfatti. Quando arrivi a questi livelli c'è ben poco da discutere, no Gianni? Questo è alto collezionismo, questa è alta orologeria, perché quando parli di Omega, amico mio, devi sapere, devi essere conscio e consapevole che stai parlando di una delle maison più importanti della storia, non soltanto a livello di nome o di fatturato, è seconda solo a Rolex, Omega è seconda solo a Rolex. Qui parliamo di un temperamento, per quanto riguarda questi orologi, che non ha eguali, perché il movimento coaxial che Omega ha realizzato, ha inventato, ancora oggi, amici miei, e ancora per i prossimi 20 anni, è imparagonabile per quanto riguarda efficienza, duratura, precisione, resistenza. Quando Omega nei suoi orologi, Gianni, inseriva la spirale in silicio, tante altre maison, amici miei, dormivano. Oggi, no, Gianni, leggi, spirale in silicio, sembrano che l'hanno realizzata loro. Non hanno fatto altro che imitare Omega. Questo fatto dell'imitazione, amici miei, è un fatto che
si ripropone non soltanto nell'orologeria, si ripropone nelle persone, si ripropone nella moda, si ripropone, ed è per certi versi molto molto fastidioso. Per certi versi è molto molto fastidioso. Però bisogna sempre confidare in coloro che ti ascoltano, in coloro che ti osservano, in coloro che ti seguono. Perché quando io ho iniziato a fare questo lavoro e vendevamo arte antica e vendevamo nelle fiere, per esempio, c'era ancora la possibilità di ricevere i pagamenti in contanti, no Gianni? Allora c'erano, e ci sono ancora oggi, quelle macchine, no? Che tu inserisci la banconota dentro e ti controlla se è vera o no. Io amici miei ho fatto sempre con queste dita qua. Quando non ero sicuro dicevo, oh, ho perso il filo e iniziavo di nuovo a contare. Questo per toccare ancora meglio le banconote. Quando ne vedi tanti o tante, banconote, persone, oggetti, ne sai riconoscere l'autenticità, Gianni, o la becera copia. Ripeto, questo vale per gli orologi, vale per le monete, vale per le banconote, vale per le persone. Qualcuno pensa, amici miei, che semplicemente ripetendo qualcosa detta o fatta si possa avere lo stesso risultato. In realtà non è così. In realtà non è così perché ormai le persone fortunatamente hanno gli occhi aperti, hanno le orecchie ben predisposte all'ascolto e sanno valutare. Quello che Omega oggi mette sul mercato, amici miei, è un prodotto clamoroso, perché ha un livello di efficienza, l'abbiamo detto, straordinario, testato in maniera clamorosa, legato al carrello, Gianni, di un aereo che ha fatto un volo intercontinentale, se non sbaglio, di non so, quasi 2000 chilometri, ed è arrivato a destinazione che non ha perso un secondo. Perché è inarrivabile? Perché gli altri Maison, amici miei, possono scimmiottare, non possono fare la stessa cosa. Vuoi perché c'è un brevetto e vuoi perché costa soldi. Omega l'ha fatto e per oltre 20 anni, amici miei, può anche non realizzare più nulla di nuovo, può anche non innovare più nulla. Io oggi vi offro una macchina del tempo strepitosa. Vi offro, senza timore di essere smentito, uno dei cronografi più venduti al mondo, più noti e famosi per la propria efficienza, che ha fatto la storia, amici miei, non ha bisogno di raccontare storie. Omega Speedmaster Moonwatch, nella fattispecie parliamo dell'Apollo 11 edizione limitata, è l'orologio che io consiglio a un fratello. Molto spesso vi ho, molto spesso, qualche volta, perché non, io cerco sempre poi di calmierare le mie parole, qualche volta vi ho detto un pezzo di luna staccatosi dal cielo è arrivato sin qui. Questo è l'Apollo 11, un pezzo di luna vero, staccatosi è caduto fino qui, Gianni. Edizione limitata, acciaio oro, con un corredo, me la prendi la scatola per cortesia? Con un corredo meraviglioso, con un corredo strepitoso, che solo Omega poteva realizzare per questa edizione così speciale. Quando ero ragazzino, amici miei, pensavo che tutti i cantanti, Gianni, tutti gli artisti, no, fossero dei ladri. Dei ladri, come si dice Gianni, di quelli proprio della peggior specie, no? Perché loro vendevano i loro CD a 35, 40 mila lire, Gianni, e invece poi tu andavi qui vicino e gli pagavi 3 mila lire, 4 mila lire, 5 mila lire. Vuoi il lotto?
Non ti puoi sbagliare, è la scatola più grande che c'è. E io dicevo, ammazza oh, questi artisti come rubano. Perché ero molto giovane, amici miei, e non valutavo quello che è il genio, il lavoro che c'è dietro. Innanzitutto la genialità di produrre, no Gianni, di pensare, che ne so, a una canzone o a un film, no? E poi realizzarlo con tutto quello che c'è dietro. Io mi basavo sul fatto che il CD costasse 30 centesimi, no? Direttore. 30 centesimi. 10 minuti di corrente. In realtà, amici miei, dobbiamo circondarci di autenticità. Questo nelle persone, soprattutto, ma anche negli oggetti che ci circondano. Quello che pensiamo di risparmiare oggi, amici miei, sicuramente sarà un costo triplicato a breve termine. Per cui, prima dicevo spesso, adesso mi sa che è il caso che io lo ripeta, diffidate dalle imitazioni, diffidate dagli imitatori. Andiamo a vedere questo meraviglioso packaging di questa splendida e grandissima opportunità che Chiosone Luxury Watches vi mette a disposizione. Questa non è la scatola, Gianni, è la controscatola. Quando è stato? Prima ho detto 20 luglio. 21 luglio 1969. Alle ore 2:56 e 15 secondi, il primo passo sulla Luna. Il mare della tranquillità è il nome attribuito alla zona dove il ragno toccò la superficie lunare. Con le coordinate, Gianni, quello tu avessi bisogno di raggiungere. Su Google Map. Vedete, questo è il ragno. Che per forza di cose, Gianni, devo spostare dalla tua visuale, perché qui c'è tanta roba da mostrare. Qui c'è un'infinità di roba da mostrare. Oppure posso far così, guarda Gianni. Lo metto qui e alzo questa linguetta. Alzo questa linguetta e qui, signori, c'è il mondo. Qui c'è il mondo. Le mostrine, addirittura Gianni, delle divise degli astronauti, che si staccano chiaramente, vedete, guardate qua. Il cinturino che viene riprodotto esattamente come il cinturino usato dopo che è stato usato da Buzz Aldrin. La lente di ingrandimento, monocolo,
con scala tachimetrica marcata omega. L'attrezzo, amici miei, da utilizzare per sostituire il bracciale con il cinturino appena citato. D'accordo? Mettiamolo qua. Poi, amico mio, esatto. Poi, amici miei, porta documenti in pelle omega con le tre card che sono del certificato COSC, perché parliamo sempre di cronometro di precisione, della serie limitata e della garanzia International Warranty. E poi la garanzia Chiossone Luxury Watches, che viene apportata, Gianni, a tutti gli esemplari venduti da noi con lo scontrino del doppio test, vedete? Dell'impermeabilità, doppio test effettuato con tanto di scontrino, vedete? Ecco qua. Effettuato da Chiossone Luxury Watches. Questo per offrirvi poi 24 mesi di garanzia. Se faccio tutto questo e non allarghi, Gianni, vuol dire che siamo nemici. Stai buono, Gianni. Libretto delle istruzioni in tutte le lingue del mondo e istruzioni, amici miei, per la sostituzione del cinturino anziché del bracciale. C'è tutto? Direi proprio di sì. Edizione super speciale, edizione limitata, Omega Speedmaster Moonwatch Apollo 11. Orologio straordinario con un corredo clamoroso. Bella botta ho dato al mio orologio oggi. Bravissimo Angelo. Quell'altra ci voleva. Sì, Gianni, c'era il fermo, siamo d'accordo. Ma non se ne è accorto nessuno, siamo d'accordo. L'orologio se ne è accorto, però il mio, chiaramente. Mi fai vedere un attimo in diretta perché ho spostato... Tanti complimenti per l'Omega da parte del signor Maurizio. Maurizio, i complimenti io li giro a Chiossone Luxury Watches, perché per parlare di cotanta importanza e bellezza io non ho fatto nulla, se non venire qui a lavorare oggi. Full set, completo di tutto. Un fermo immagine, please. Bravo. No, direttore, fai fare a me perché io ci tengo personalmente, tu lo sai, mi piace... No, direttore, veramente, pensa che scherzo. Che cosa? Vabbè, lascialo stare, ma sempre... Apollo 11. Edizione limitata del 50° anniversario di questo splendido e meraviglioso evento. Ho messo tutto? Sì. Valla a mettere a posto, direttore. Valla a mettere a posto. E ha ragione il mio amico, ha veramente, pienamente ragione il mio amico. Angelo, un saluto dal signor Giovanni. Che dice Giovanni? Ah, il mio amico Giovanni, e io sono fiero e orgoglioso di averglielo proposto. Ricordavo, vieni qua,
Ricordavo, Giovanni, proprio il giorno che te lo feci vedere in televisione, quando ti dissi, spero che lo ricordi anche tu, quando ti dissi, quando lo vedrai di persona impazzirai, perché di persona questo orologio è straordinariamente più bello di quello che si vede in foto. E poi invece, vedi, neanche a fare la posta vi siete collegati entrambi. Volevo prendere spunto da quello che mi ha scritto il mio amico Davide, che è Giovanni, il tuo collega e possessore anche lui di questo meraviglioso esemplare. Se ci fosse stata scritta Rolex anziché Omega, amici miei, non sarebbero bastati 50.000 euro, visto che per un orologio così ormai si spendono 44.000 euro. Se ci fosse stato scritto Rolex qui anziché Omega, 50.000 euro non sarebbero bastati. Questo è il messaggio che mi è arrivato dal mio amico Davide. Poi Giovanni, volevo dirti una cosa, noi lo vendiamo a 14.000, a 15.000 euro, insomma, dai. Ma questo è un orologio che già sul mercato lo si trova a 23, 24, 25.000 euro. Quindi sempre più orgoglioso di essere stato io a consigliarvelo, ma a prescindere dal discorso plusvalenza, cioè non c'è oggi un orologio più elevato di qualità di questo. Non ce n'è. E io, signori, vengo qui a parlare in Eurovisione, dove ci sono collezionisti che hanno iniziato a collezionare prima che io iniziassi a fare questo mestiere, no, prima che io, Gianni, nascessi. Dimmi, stai dicendo qualcosa, visto che mi hai distratto? Dimmi qualcosa di importante, Gianni. Anche Giovanni? Non c'è più, il Sultandia non c'è più. Spiace. Insomma, questo è un orologio da non perdere. È un orologio da non perdere, davvero da non perdere. Omega Speedmaster Moonwatch Apollo 11, movimento coaxial, con una scritta meravigliosa. Questo è un piccolo passo per l'uomo, un grande, gigantesco salto per l'umanità. Tra l'altro c'è anche l'impronta, ma chiaramente ci sono le plastiche protettive. Tu sai, Gianni, che noi abbiamo geniali. Dicevo, Apollo 11, edizione limitata, acciaio e oro, di grande livello e qualità. Sto sentendo i telefoni squillare, sento e vedo i miei colleghi parlare di questo orologio praticamente ogni qualvolta lo presento, questo mi fa molto molto piacere, però ripeto, l'orologio è uno soltanto. Questo è un orologio straordinario, straordinario. Poi, signori, qui gli orologi non mancano, ve lo ripeto, io ho la possibilità, ho la facoltà di mostrarvi, senza dovermi neanche alzare dalla sedia, Gianni, il primo, che è uno Demare Piguet Royal Oak Offshore, meraviglioso. Spostando lievemente il braccio, Gianni, possiamo andare sul pianeta Breguet, altro straordinario Olimpo dell'alta orologeria, flyback, cassa in titanio. Oppure spaziare da un cassa titanio a un cassa oro Day-Date a 12.500 euro. Quasi, Gianni, quasi, sino ad arrivare a un Jaeger LeCoultre Reverso, che meraviglia, amici miei, che meraviglia. Ma quello che io veramente oggi non sto capendo, oddio, non voglio trovare scuse, però, signori, qui c'è un Hublot Classic Fusion con cassa titanio, movimento meccanico a carica automatica, ancora imbustato, come se io fossi Hublot, Gianni, rispondi, ha già risposto, come se io fossi Hublot, e tu fossi, caro amico,
il concessionario, perché così i concessionari ricevono gli orologi, imbustati così. Hublot Classic Fusion, acciaio, doppio vetro zaffiro, 45 mm, cassa in titanio, ha soltanto 6.450 euro. 6.450 euro. Quadrante Racing Grey. 6.450, super scontato, Hublot, nuovo di pacca, Classic Fusion, 6.450 euro. Torna un attimino sul reverso. Gianni, quello se tolgo le plastiche 3 secondi dura. Te lo voglio dire. Black Bay 50, no scusami, Black Bay freccia rossa, 41 mm, domani mattina, meno, così, facciamo 41 mm freccia rossa, davvero straordinario come esemplare, a 3.700 euro. Angelo, ho confermato l'IVC. Sì. Grazie, grazie mille, complimenti. E poi rivediamo questo Tudor Black Royal indici diamanti. Rivediamo questo Tudor Black Royal indici diamanti a soltanto 3.500 euro. Prezzo finale. Rivediamoli tutti, Gianni, per cortesia, uno alla volta. Poi, signori, vi esorto a eseguire le vostre richieste se ne avete voglia e bisogno, nel senso che potrete utilizzare lo 080-697-7150 per chiedere l'orologio che state cercando. Magari lo abbiamo in cassaforte, lo abbiamo in vetrina, Gianni, e prontamente lo mostreremo, è vero o no? Il tempo di prenderlo, senza impegno, senza doversi presentare, senza dover lasciare i propri dati. Noi siamo qui, a vostra completa disposizione, e il numero che dovrete comporre è lo 080-697-7150. Tutto questo semplicemente per chiederci l'orologio che state cercando, d'accordo? Senza davvero nessun problema. Pensate, se già la prenotazione non vincola l'acquisto, figurarsi una semplice richiesta. Breghetta F21, cassa in titanio a 6.500 euro. A 6.500 euro, amici miei. Follia. Follia pura. 6.500 euro. Breghetta F21, cassa in titanio flyback. Jaeger LeCoultre reverso. Un saluto da parte del signor Piero. Piero, benvenuto. E poi Black Bay, freccia rossa. Black Bay, freccia rossa.
Quale? Il quorum? Te lo faccio vedere subito. Aspetta Gianni, aspetta. Che ti mostro piano piano. Che lavoro Gianni, come piace a te. Il Black Royal, indici diamanti, a 3.500 euro. E poi... realizzato completamente in oro massiccio 18 carati. Guardate che meraviglia. Straordinario Corum Admiral's Cup Tides. Pari al nuovo, amici miei. Pari al nuovo. Parliamo di 250 grammi abbondanti di oro massiccio 18 carati. Fatevi voi due conti per cortesia, così che possiate davvero valutare al meglio questa grande operazione. Corum Admiral's Cup Tides. Rivediamoli Gianni. Tudor Black Royal, indici diamanti, nuovo, scatole garanzia, day date automatico. Soltanto 3.500 euro pagabili con 77 euro al mese, se vuoi. E ancora, Tudor Black Bay, 41 mm, 200 metri di profondità, indici geometrici misti, lancette Snowflakes, mamma mia che meraviglia, nuovo, scatole garanzia, a 3.700 euro. E ancora, Jaeger LeCoultre, reverso, da 9.400 euro soltanto 8.400 euro, prezzo meraviglioso Gianni, sul reverso nuovo di pacca. E poi Super Day Date, Super Day Date, cassa oro, cinturino pelle, fibra d'artiglione in oro massiccio 18 carati, originale Rolex, autentico, 24 mesi di garanzia su buon funzionamento e a vita per quanto riguarda autenticità e lecita provenienza. A soltanto 12.500 euro, il prezzo speciale che Casone Luxury Watches ti invita ad valutare. E poi, caro il mio Zanni, andiamo a vedere questo Super Breguet Type 21 Flyback, cassa titanio, cinturino pelle impunturato a mano, chiusura con doppia deployant. Meraviglia delle meraviglie questo Breguet, ritorno in volo, a soltanto 6.500 euro. E poi, per finire, Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Bene. Rimani lì perché adesso gli ultimi 20 minuti della trasmissione li voglio veramente utilizzare per farvi vedere soltanto il massimo a nostra completa disposizione. Per cui rimaniamo sull'Audemars Piguet chiaramente, così vi facciamo impazzire un po', Allora Gianni, l'Audemars lo stiamo vedendo, 42 mm, crono, datario 3, quadrante micro tapisserie, tricompax,
pulsanti a pompa e unitamente alla corona sono rivestiti, e alla ghiera, sono rivestiti in caucciù, così come è in caucciù anche il suo cinturino. L'orologio è in condizioni 10-10 e la nostra richiesta è di soltanto 23.500 euro. Prezzo finale. Poi, Daytona testa oro. Oro massiccio 18 carati, ghiera ceramica, pulsante a vite a pompa, cinturino Oyster Flex in caucciù, brevetto Rolex, chiusura con la splendida guide lock Gianni. In oro bianco, 18 carati. Orologio nuovo, scatole garanzia, 50.000 euro. €50,000. Che magari in italiano, 50.000 euro. C'è una canzone, Gianni, che mi ronza nella testa da qualche giorno, io direi da qualche settimana. È una canzone di ragazzi molto giovani, no? Che inizia: volevo dire tante cose, ma non so proprio da dove cominciare, no? E lo so, inizia così la canzone. Tu sei antiquato, Gianni, non le sai. 50.000 euro. Andiamo a fianco, Gianni, e andiamo a vedere questo splendido OP Tiffany. Pensa, persino la telecamera, Gianni, si emoziona. Come diceva il nostro caro amico Fabio, s'assorme. 44.000 euro. 44.000 euro, Gianni. Angelo, dovresti presentare per il signor Guido ancora l'Hublot. L'Hublot? Dare tutte le caratteristiche. Lo faccio vedere subito, ma prima fammi finire la presentazione di questi top watch davvero straordinari. 44.000 euro per questo splendido Tiffany, nuovo, scatole garanzia. Poi, Submariner del 2008, già RRR, Rolex Ring Repeat. Parliamo di un transizionale vero, parliamo di un orologio veramente, veramente importante a livello collezionistico. Signori, full stickers, completo di tutto, persino del suo QR code, a 19.300 euro. E poi, Gianni, quello che io reputo davvero l'orologio da prendere al volo, cioè questo Omega Speedmaster Moonwatch, edizione limitata, Apollo 11, cinquantenario della grande storia dell'uomo sulla Luna. Fai un fermo, perché dobbiamo andare subito sul Hublot Classic Fusion, che urla vendetta, amici miei. Mai mi sarei sognato davvero di arrivare a 10 minuti alla fine, della fine di questa rubrica, 10 minuti, e non, come si dice, Gianni, e di vedere ancora disponibile questo orologio. Vai. Hublot Classic Fusion, cassa titanio, cinturino pelle e caucciù, doppio vetro zaffiro, 45 mm, orologio nuovo di pacca, costa di listino ufficiale 7.600 euro, il quadrante è il Racing Gianni Gray, bellissimo,
nuovo di pacca e c'è uno sconto criminale da listino. Parliamo di 7.600 euro che scontati diventano 6.450 euro. 6.450 euro. Hublot Classic Fusion Cassa Titanio. Guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia. Veramente, veramente un pezzo clamoroso. 6.450 euro. Signori, Chiossone Luxury Watches è capace di offrirvi orologi in questo stato, cioè come li riceve, evidentemente, Gianni, la boutique. D'accordo? Ancora con il suo involucro in cellophane. Sottovuoto, Gianni, sottovuoto spinto, si dice. Bravo. Guarda che meraviglia. Hublot, una meraviglia. Una meraviglia di alta orologeria. Una meraviglia di alta orologeria. Non lo dico io, amico mio, lo dice il mondo. Qui abbiamo veramente un grande, grande esemplare. Ha soltanto 6.450. Amico mio, io non lo perderei. Nuovo di pacca, che più nuovo non si può, soltanto 6.450. Fai un fermo immagine, perché poi di quella top watch che ti stavo mostrando, di quella serie, di quella top series, Gianni, mancava evidentemente la presentazione di questo pezzo da 90. Vai. Questo Corum Admiral's Cup Tides. Questo Corum Admiral's Cup Tides. 44 mm. Realizzato in oro massiccio 18 carati, oro rosa, con corona, amico mio, multifunzionale. È la corona che muove poi tutte le complicazioni di questo splendido e meraviglioso esemplare. È vero o no? Guarda che meraviglia. Oro 18 carati, orologio pari al nuovo, correttori del tempo, oro massiccio, 7 controlli di qualità. Prima di essere messo in vendita, orologio controllato veramente in maniera maniacale, come tutti i nostri orologi del resto, garantito per 24 mesi su buon funzionamento e a vita per quanto riguarda autenticità e lecita provenienza. Un Corum così, amici miei, ce lo ricorderemo per anni e anni. Proposto soltanto a 13.500 euro. 13.500 euro, guarda che meraviglia. 13.500 euro, Corum Admiral's Cup Tides. Controllo delle maree, Gianni. Controllo delle fasi luna, 24 ore, datare ore 3. Le bandierine, Gianni, nautiche, smaltate, incastonate in questa splendida ghiera in oro massiccio 18 carati. Orologio da soltanto 13.500 euro. Rivediamo l'Audemars Piguet. Rivediamo l'Audemars Piguet Royal Oak Offshore, guarda che meraviglia. Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Condizioni pari al nuovo. 42 mm, movimento meccanico a carico automatica, tricompax, datario ore 3 con scatto rapido, quadrante micro tapesserie e il gommino, il più noto e famoso di questa grande e straordinaria e riconosciuta, amico mio, serie di alta orologeria, Audemars Piguet Royal Oak, a 23.500 euro. E poi Tiffany Oyster Perpetual Rolex a soltanto 44.000 euro. Ma non ho finito, amico mio, ho appena iniziato, perché poi c'è un altro pezzo da veramente grande collezionismo. Qui davvero, gentili, davvero, senza voler precludere a nessuno la possibilità di mettere via questo orologio, io mi auguro che tutti voi possiate e vogliate, però devo dire la verità, è un orologio che andrebbe comprato per colui, da colui che non ha la smania, Gianni, di doverlo indossare. Parliamo di un orologio che sarebbe cosa buona e giusta comprare e mettere via, d'accordo? Senza davvero, Gianni, avere il bisogno, la voglia, la smania di indossarlo, perché è full stickers, è completo di tutte le sue plastiche, addirittura con il QR code, guarda qua, addirittura con il QR code, guarda che meraviglia.
bracciale Oyster, Rolex 16610 da grande collezione, già RRR, Rolex Ring Repeat. 19.300 euro. E poi da questo Submariner passiamo subito al meraviglioso Daytona Testa Oro. Meraviglioso Daytona Testa Oro. Ghiera ceramica, cassa in oro, cinturino Oyster, chiusura in oro 18 carati. Orologio nuovo, scatola di garanzia a soltanto 50.000 euro. 50.000 euro. Daytona, oro massiccio 18 carati, introvabile esemplare, tra i più richiesti e prezzolati dalla produzione Rolex al momento, 50.000 euro, amico mio, e non sentirli. E poi, guarda qua, Omega, Speedmaster Moonwatch Apollo 11. Omega Speedmaster Moonwatch Apollo 11. Acciaio oro, edizione limitata, un capolavoro di alta orologeria. Parliamo di un orologio clamoroso, di un orologio straordinario, parliamo di un'edizione limitata, parliamo di un orologio che ha fatto la storia e che continuerà a far parlare di sé per altri 50 anni. Il meraviglioso Apollo 11, cinquantenario di uno degli eventi più importanti della storia dell'alta orologeria. Davvero, davvero meraviglioso. Davvero, davvero meraviglioso. Apollo 11. Non abbassare lo sguardo. Sempre a testa alta, direttore, tranquillo. Rivediamoli tutti, questi grandissimi esemplari. Mancano poco più di 10 minuti alla fine, amici miei, poi ci saluteremo. E se non vado errato, domani alle ore 14, se Dio vuole, ci sarò io. Domani doppio appuntamento, la domenica sapete dalle 14 alle 20 c'è il doppio appuntamento con l'alta orologeria, mentre tutti i giorni della settimana dalle 17 alle 20 sul canale 160 del Digitale Terrestre, sull'871 di Sky e sui canali social Facebook e YouTube potete seguire le nostre dirette da lunedì al sabato. Ripeto, dalle 17 alle 20, mentre la domenica, come domani, Gianni, inizieremo alle 14. Rivediamo questi esemplari meravigliosi, rivediamo questi esemplari clamorosi di Rolex. Tesoro, ma abbiamo finito. Vabbè, dai, facciamoli vedere un attimo solo, dai, per gli amici. Allora, vediamoli tutti, Gianni, riesci a farli vedere tutti? Così fai un fermo immagine e poi ti preparo i due Rolex. Tre Rolex che vorrei mostrarti con attenzione. Vai, Gianni, vai. Allora, 1, 2 e 3, Gianni. 1, 2 e 3. Mio padre diceva 1, 2, 3. Vai.
No, Gianni, questo è il mio, non c'entra niente. Mettiamo il fondo, dai, se no poi diventano quattro. Allora, partiamo dal primo, Gianni. Partiamo da questo Supar Explorer 2, 226,570, movimento meccanico a carico automatica, l'orologio è nuovo, completo di tutte le sue plastiche. E la nostra richiesta è di soltanto 14.150 euro. Parliamo di un orologio nuovo. Parliamo di un orologio nuovo. 42 mm. Ultima referenza. 226,570, un orologio veramente, veramente straordinario. 14.150 euro. Il numero 2. Non lo so. Non mi sono mai chiamato io. Andiamo a vedere il numero 2. Rolex Datejust 41 mm. Rolex Datejust 41 mm. Ghiera in oro bianco. 3712. Indici geometrici rifiniti in oro bianco, così come le sfere e la coroncina ore 12. Datejust 41. Completo di scatole e garanzia ufficiale Rolex, la nostra garanzia valida per 24 mesi sul buon funzionamento e a vita per quanto riguarda autenticità e lecita provenienza. La nostra richiesta è di soltanto 10.650 e poi andiamo a vedere questo meraviglioso, straordinario Rolex Day-Date testa oro. Di un'eleganza incredibile, Gianni. Di un'eleganza incredibile. Cassa e chiusura in oro massiccio 18 carati, originale, autentica Rolex, vetro zaffiro, scatto rapido, Day-Date, amico mio. Orologio straordinario, di grande livello, di grande qualità, emblematico, tra i più famosi e importanti della storia. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Day-Date clamoroso. Cassa in oro massiccio 18 carati, lente magnificatrice ore 3 con scatto rapido, Day-Date. Cinturino pelle a soltanto 12.500 euro. Li vediamo tutti e tre, sperando di aver fatto cosa gradita al gentile amico. E ribadiamo il concetto, Gianni. Nuovissimo Explorer 2, 226,570, completo di tutte le sue plastiche, all'infuori del QR code, per essere corretti e precisi, Gianni, 14.150. 14.150 euro. Il Datejust 41 mm, quello centrale con quadrante bianco, completo di scatole garanzia Rolex, ha soltanto 10.650 euro e poi il Day-Date a soltanto 12.500, a soltanto 12.500 euro. Il fermo ce l'abbiamo già, sì, perfetto. E chiudiamo questa rubrica, con i tre Tudor rimasti. Chiudiamo questa rubrica con i tre Tudor rimasti. Partiamo dal primo, Gianni.
Aspetta, vuoi che ti... Ah, hai già fatto? Va bene, va bene, va bene. Va bene, ok. Il primo, un'edizione speciale, amici miei, realizzata da Tudor per onorare il primo anno della realizzazione di un super diver di loro produzione, che quindi nomina questo esemplare 58 1958. Riduce evidentemente il 41 mm, la cassa di 41 mm a 39, proprio per ricordare la vestibilità degli orologi dell'epoca, Gianni. E con questo orologio evidentemente la Tudor va a consacrare quello che evidentemente è stato un cambio direzionale per quanto riguarda la loro ascesa nel mondo dell'alta orologeria. Tudor Black Bay 58, 4.200 euro. Poi, Tudor Black Royal, indici diamanti, day date, automatico, ghiera zigrinata, braccialato, indici diamanti, l'abbiamo detto, sì Gianni, nuovo, scatole garanzia, a soltanto 3.500 euro. E poi, amici miei, uno dei più acclamati di questa grande, grande produzione Tudor è il Black Bay ghiera rossa, quello che io chiamo freccia rossa, Gianni. 200 metri di profondità, 41 mm, bracciale Oyster, la rosa dei Tudor incisa nella grande corona, orologio nuovo e completo di tutto, a soltanto 3.710 euro. E beh Gianni, se io dico 3.700, voi tutti quanti dite 3.710, io mi attengo anch'io. 3.710 euro. Freccia rossa, Gianni. Non sarebbero neanche i primi, Gianni, te lo voglio dire. Nuovo scatole garanzia. Esatto. Nuovo scatole garanzia. Vediamo tutti e tre. Gianni, poi attendo un tuo cenno. Due minuti? Pensavo di aver più tempo. Vabbè, scusami Gianni però, dammi il tempo di far rivedere ancora questo Classic Fusion della Hublot, nuovo scatole garanzia con uno sconto criminale, da 7.600 euro a 6.450, fallo vedere bene. Signori, non date per scontato di ritrovarlo domani alle ore 14, perché sapete poi ci sono le repliche e quant'altro. Ad ogni modo, fammi immagine please. Grazie mille a tutti voi, amici miei, per averci preferito in questo splendido pomeriggio di sabato. Noi ci vediamo domani, sempre se Dio vuole, domani pomeriggio alle ore 14 con le nostre rubriche che andranno avanti fino alle 20, per cui non mancate i nostri appuntamenti, sempre grandi novità e sempre, c'è sempre un grande motivo, c'è sempre un motivo, no Gianni, per sentire e seguire le nostre rubriche. Orologi di grande livello, ci facciamo due risate insieme, amici miei, perché no? E ci auguriamo sempre, Gianni, che possa andare meglio, vero o no? Amici miei, grazie ancora di tutto, buon proseguimento di serata. Mi raccomando, non mancate domani alle ore 14 con Chiosone Luxury Watches. Arrivederci.